Circo Massimo avevano chiesto di fermare il DDL Cirinnà e i nostri politici, anche quelli cattolici, non hanno ascoltato questa richiesta. Maria Di Nolfi ha avuto questa geniale intuizione che era arrivato il momento di scendere in politica. Ma perché questo? Anche se in alcuni ambiti non è stata compresa questa scelta. Perché? Se la politica sta distruggendo la famiglia, la vita, e dopo vi spiegherò meglio come, e anche la purezza dei nostri figli attraverso l'ideologia di genere che di fatto è entrata nelle nostre scuole, ecco, Maria Di Nolfi ha avuto questa geniale intuizione, felice intuizione di dire no, se è la politica che vuole distruggere tutto questo, è arrivato il momento che noi entriamo in Parlamento e diventiamo quel granellino che andrà ad inceppare questo meccanismo infernale. Quindi è iniziata questa avventura. Io mi sono entusiasmata per un semplice motivo. Essendo presidente di un centro aiuto alla vita, tutti gli anni sono stata convocata dai vari movimenti e partiti per chiedere la mia eventuale candidatura. Però non ho mai trovato interesse perché a nessuno interessava difendere la vita e soprattutto la politica era ben scissa da quello che era un cammino di fede. Invece quell'11 marzo del 2016 all'Assemblea Costituente ho proprio scoperto che si parlava un linguaggio diverso. Si parlava sì di politica, ma si parlava di una politica mettendo al centro Dio. Dal mio punto di vista queste due cose non escludono una l'altra, ma assolutamente si compensano e si completano, perché chi fa un cammino politico mettendo al centro Dio, mette di conseguenza al centro l'uomo. Quindi non è più una politica che usa l'uomo, ma è una politica al servizio dell'uomo. Quindi per questo motivo con mio marito abbiamo deciso di buttarci in questa avventura. Ancora oggi siamo completamente entusiasmati e andiamo avanti ben decisi per raggiungere l'obiettivo. Il titolo di oggi qual è? La buona battaglia da combattere, ecco come. Quindi oggi, tramite questi eccellenti oratori, Silvana De Mari, Luca Di Tolle e Fabio Torriero, analizzeremo in modo chiaro e fuori dagli schemi i tempi attuali della nostra società. Questo guardando, dando proprio uno sguardo lungimirante su quello che è il nostro futuro, attraverso un'analisi di come affrontare il degrado attuale che ci circonda. Anche perché siamo tutti accecati dai falsi miti del progresso, pensando di andare incontro ad una modernità che in realtà andrà a distruggere l'uomo. Io prima vi ho detto che questo è un movimento di matrice cattolica, perché oltretutto il programma nazionale che è basato su 26 punti fondanti è estrapolato dal compendio sociale della dottrina della Chiesa Cattolica. Ma tutto quello che è contenuto in questi punti non è solo per i cattolici, ma è anche, essendo comunque argomenti, come dire, comprensibili a tutti, possono aderire a queste idee anche persone laiche, anche persone non credenti, perché comunque il centro di ogni argomento è l'uomo. Come vi ho detto prima, il Popolo della Famiglia è nato dopo il Family Day ed è un movimento di contenuti valoriali a tutela della famiglia. Vuole andare contro questa nuova visione mondialista che vuole creare un mondo senza cultura, senza religione, senza identità e senza famiglia. In tanti ci dicono che siamo monotematici perché parliamo sempre di famiglia, ma la famiglia non è un tema, la famiglia è il tema, anche perché la famiglia è nata ancora prima della politica. Il primo nucleo sociale e anche politico, se vogliamo, si è costituito in maniera naturale ed è proprio la famiglia. In questo mondo si vuole cercare di formare un uomo senza sicurezze, un uomo socialmente precario, trasformato proprio nella propria identità antropologica. Praticamente vorrebbero, col pensiero unico dominante, creare un uomo solo è manipolabile. Ecco, che diventerà servo dei desideri e dei bisogni di chi sta monopolizzando il mondo. Il Popolo della Famiglia dice chiaramente no a tutto questo, anche perché soprattutto stanno andando a
a ledere la dignità dei nostri figli. Di fatto stanno entrando nelle nostre scuole e vogliono insegnare ai nostri figli che non c'è più l'identità sessuale come natura crea, ma c'è quello, il sesso, che ognuno desidera o pensa di avere. Ecco, quindi l'oggettività viene assolutamente stravolta da un pensiero unico dominante. Sono 50 anni, tra l'altro, che questa politica ci ha martellato con il pensiero del controllo delle nascite. E ora che si sono accorti che mancano all'appello quei 5 milioni di italiani, che cosa stanno facendo? E la Bonino e la Boldrini sono maestre in questo. Stanno cercando di sostituire quel popolo mancante italiano che non hanno supportato economicamente e nella famiglia, stanno cercando di sostituirlo con questa massa di immigrazione che andrà poi a creare una società meticcia e una società che andrà a dimenticare le proprie radici e di conseguenza non si riconoscerà nel proprio futuro. Quindi qual è la novità del popolo della famiglia? Che oltre a fare un nuovo modo di fare politica, non è un movimento di protesta, bensì è un movimento di proposta che crea alternative alle esigenze attuali, che non sono di sicuro le esigenze che ci vengono raccontate in televisione. Le emergenze vere quali sono? La denatalità, la disoccupazione, la liberalizzazione delle droghe, l'insussistenza del sostegno alle famiglie, la libertà scolastica e il quoziente familiare per quanto riguarda il fisco. Cosa stiamo vedendo nello scenario politico attuale? Il Movimento 5 Stelle che cosa sta facendo? Oltre a cavalcare l'onda di tagliare gli stipendi ai politici, che di fatto non andranno a incidere sull'economia, sulla ripresa dell'economia, quello è proprio lo specchio per le allodole, proprio per cavalcare l'onda di questa protesta, perché sanno solo protestare con il vaffa. Ecco, noi anteponiamo al loro vaffa i nostri valori. Che cosa stanno proponendo i Movimenti 5 Stelle se facciamo una sintesi di quello che stanno facendo? Matrimoni multipli, ma non solo, matrimoni multipli e di interspecie, oltretutto però hanno messo la postilla consenziente. Ora io vorrei chiedere a chi di voi sa rispondere cosa significa matrimonio interspecie consenziente. Dobbiamo chiedere a un cane se ci ama? Non lo so. Oltretutto abbiamo qua, proprio in casa nostra, a Torino, l'Appendino, che non so se siete informati, ma io mi sto inorridendo, notizie degli ultimi giorni, oltre che, vabbè, in questi 2 anni di mandato i suoi interessi principali sono stati gay pride piuttosto che l'integrazione musulmana. Cioè, dei cittadini italiani o dell'economia di Torino che più o meno si era ripresa, quello non è stato minimamente curata, ma adesso l'Appendino si sta facendo fautrice di nuove proposte, quali gli interessi, quali i mutui per gli acquisti delle case dei musulmani senza interessi, piuttosto che, notizia di oggi, accesso a strumenti di finanza islamica, di finanza islamica, quindi tutto orientato verso quel mondo, a discapito di noi cittadini, insomma, che abbiamo sempre lavorato, contribuito, radicati nel territorio, insomma, quello non importa. I 5 Stelle sono anche orientati all'accettazione dello Ius Soli, e poi la Raggi a Roma sta proponendo €1.000 alle famiglie che accolgono i clandestini, anziché supportare le famiglie italiane, si vuole aiutare sempre chi dobbiamo accogliere. Per carità, noi non siamo assolutamente razzisti, noi non vogliamo asfaltare gli stranieri, ma di certo vogliamo essere trattati a casa nostra, se non meglio, ma almeno come loro, cosa che non c'è. Ma la cosa più grave del Movimento 5 Stelle, sempre qua a Torino, siamo i fautori principali, il 18 ottobre l'assessore Marco Giusta, ex presidente dell'Arcigay di Torino, ha firmato un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale che per i prossimi 3 anni tutto il Piemonte entrerà l'Arcigay di Torino a insegnare in ogni scuola di ogni ordine e grado della nostra regione. Ecco, io mi do non solo agli allievi, ma formano i docenti. Quindi io vi chiedo che cosa possa l'Arcigay di Torino insegnare come materia ai nostri figli. Ecco, noi ci opponiamo a tutto questo.
Valutiamo anche che cosa sta facendo il PD. Siamo in inizio campagna elettorale, Renzi sta di nuovo proponendo gli 80 euro mensili alle famiglie italiane. Perfetto. Non dimentichiamo che però per i clandestini vengono erogati 35 euro al giorno, quindi al mese i clandestini vengono dati 1050 euro contro gli 80 euro alle famiglie italiane. Quindi vediamo che proprio in Italia non c'è una politica familista, ma è antifamilista. Oltretutto, sempre grazie al PD, c'è anche entrata la mentalità dell'utero in affitto. L'utero in affitto è proprio la novità delle novità, io l'ho scoperto da quando sono nel movimento, non è nemmeno un'inseminazione artificiale, è un qualcosa che rende veramente schiavo quel bambino, perché non potrà mai risalire all'identità della madre. In quanto, vendola maestro in questo, per riuscire ad avere quel prodotto figlio, vendola il compagno, e così è per ogni acquisto di figlio tramite utero in affitto, i due sperma dei due padri, quindi anche lì l'identità del genitore non sarà chiara, vengono mescolati, vengono poi inseminati nell'ovulo di una donna sempre di altissimo livello sia culturale che di bellezza, di estetica e quant'altro. Una volta impiantato e fecondato quest'ovulo viene estratto, quella donna tra l'altro subirà dei bombardamenti ormonali che le faranno anche male, ne sono anche morte donne di queste procedure, solo che non viene detto. Ecco, quell'ovulo impiantato poi viene preso e introdotto nell'utero di un'altra donna, mediamente in paesi molto poveri, sottopagate, che dovranno stare per 9 mesi ferme immobile perché quel prodotto non dovrà subire alterazioni, e se per qualche motivo quel figlio verrà, tra virgolette, difettoso, ecco, sarà costretta ad abortire. Questo è quanto ci propone il 5 Stelle e il PD. Noi invece che cosa proponiamo? Perché appunto non siamo un movimento di protesta, ma siamo un movimento di proposta. Noi invece proponiamo l'assegno di maternità. Che cos'è? 1000 euro al mese a quelle donne sposate, poi vi spiegherò perché, decideranno di crescere il figlio. 1000 euro al mese a sostegno di quelle mamme che vorranno crescere quel figlio o quei figli. 1000 euro ad ogni figlio fino ai 18 anni del figlio. E questo come? Utilizzando i fondi che finora sono spesi per pratiche che noi non apprezziamo, non approviamo, grazie a Manuela, ecco, per qualcosa di costruttivo e che aiuta e sostiene le famiglie, cosa che non è mai successa in Italia. Piuttosto che ci preoccuperemo del quoziente familiare, cioè la tassazione sul reddito diviso a seconda del numero dei componenti familiari. E poi siamo anche propulsori della libertà della scelta educativa. Saranno i genitori a dover decidere cosa i propri figli dovranno ascoltare nelle aule delle scuole. Non sarà lo Stato a decidere per noi. Ma guardiamo ancora Fratelli d'Italia e Lega, che cosa faranno come primo provvedimento appena andranno in Parlamento? Ecco, apriranno le case chiuse. Noi invece come proposta noi proporremo la punibilità dei clienti sulla falsa riccia di Don Oreste Benzi e l'associazione Giovanni XXIII. Abbiamo qui l'amica Daniela Gallo che attivamente vive questa esperienza. Poi magari ci sarà un convegno dove ci parlerai di queste cose. Quindi noi vogliamo liberare le donne dalla schiavitù della prostituzione e i bambini dalla schiavitù di essere acquistati. Per noi ogni bambino deve avere un papà e una mamma come è sempre stato, perché ne hanno diritto. Ma chiudiamo con i radicali, che hanno veramente con il loro 1% cambiato la faccia della nostra società. Loro proprio sulla falsa riga di un'umanità difettosa da scartare tramite l'aborto piuttosto che tramite l'eutanasia, vedono o propongono attraverso appunto questo scarto una falsa idea di libertà. Noi che cosa contrapponiamo all'aborto piuttosto che al divorzio, piuttosto che all'eutanasia, al testamento biologico e chi più ne ha, chi più ne metta? Noi proponiamo leggi che vadano a tutelare la vita, che vadano a tutelare la qualità della vita, perché comunque la verità è che mai come oggi, tra l'altro io e Manuela lavoriamo in ospedale, mai come oggi c'è la terapia del dolore. Il dolore si può contenere, il dolore si può addirittura arrivare a togliere, quindi no, in un'epoca in cui si può controllare il dolore è veramente assurdo
proporre come alternativa al dolore l'eutanasia. Noi poi, tra l'altro, non dimentichiamo che fino a 10 anni fa, dal secolo IV, c'era il giuramento di Ippocrate, che diceva: non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio. Semilmente, a nessuna donna io darò una medicina abortiva. Quindi questa è la nostra idea di società. Una società dove si aiuta il cittadino a vivere, a nascere ancora prima di vivere. Una volta che vive, aiutiamo il cittadino a vivere bene. Non vendiamo fumo, perché noi non garantiamo la felicità su questa terra, che nessuno potrà avere, ma la dignità della vita, quella sì, noi la promettiamo, noi promettiamo di batterci per questo. Ho quasi finito, perché poi lascio lo spazio a loro, è la parte più importante. Solo un partito valoriale come il Popolo della Famiglia può rappresentare il cambiamento e l'argine alla cultura di morte nel nome della centralità della vita, della persona e della famiglia, che per noi è la chiave delle nostre proposte politiche a 360 gradi. Ora vi presento... Brava Angela. Partiamo da Luca Di Tolve. Da Luca Di Tolve, ciao caro. Ciao. Allora, Luca Di Tolve, che per tanti anni ha fatto parte ad altissimi livelli dell'Arcigay di Milano, poi ci spiegherai bene, mi ha molto colpito. Io la prima volta che ti ho sentito parlare, tu non lo sai, ma ero a Giaveno al santuario di Teresa, aiutami, il santuario di Selvaggio, ok? Il Valerio mi ha molto colpito la tua storia, non tanto, che adesso racconterai benissimo tu, non tanto per il tuo passaggio da un'esperienza di ferita e di conseguenze di ferita che ti hanno portato per tanti anni un certo cammino, ma del motivo che ti ha aiutato a fare quel passaggio, che è stato l'incontro, ieri è stata l'Immacolata, l'incontro con Maria. Quindi questo incontro vero, non raccontato, perché ragazzi, si può cambiare solo se si vive un'esperienza vera, non perché qualcuno ci racconta qualcosa, ma se ricordiamo quella presenza nel nostro cuore, quella presenza vera e reale. Quindi è quello il passaggio che mi ha colpito, poi negli anni ha fatto sì che ci siamo conosciuti e quindi ho capito ancora di più la tua storia e la tua esperienza, e questo è il motivo per cui ti ho invitato qua oggi, perché è un'esperienza che assolutamente va ascoltata, perché racconta veramente, è una voce fuori dal coro di quello che i media ci raccontano, quello che ci dicono che è bello, visto che è in atto una guerra del linguaggio, no? Come dice sempre Fabio Torriero, fra poco ci diranno che il demonio è diversamente buono, ecco. Con questa guerra mediatica di parole ci vogliono far credere che c'è qualcosa di bello e di buono in qualcosa che tu hai sperimentato, sia prima, quando pensavi che era bello, sia dopo, quando hai scoperto che c'è qualcosa di ancora più bello. Raccontaci tu. Sì. Buonasera a tutti intanto. Allora, io vengo da una famiglia di genitori che si sono separati molto presto. Insomma, i miei genitori, mia mamma e mio papà, è stato un matrimonio combinato. E quindi mia mamma 17enne, clima 68, quindi voleva venire a tutti i costi a Milano per trovare lavoro. E lì, purtroppo, dopo, durante la mia nascita, ho subito quello che era inevitabile, perché due persone appunto che si sposano senza amore, senza, ma per obbligo, è successo insomma che i miei genitori continuavano a litigare e i bambini che oggi non vengono appunto presi sul serio, che non vengono assolutamente, insomma, non si sa come educarli, ti lasciano all'ospedale, si fanno milioni di programmi, però nessuno ti dà, sta benissimo come fare. Ed è un argomento a cui tengo tantissimo, perché io ho sofferto in prima persona e vorrei che le persone in generale, non per quanto riguarda l'omosessualità, che rappresenta uno dei sintomi di qualcosa che non va. Quindi io ho iniziato a soffrire perché vedevo questi genitori che non litigavano, non si volevano bene, mio papà che
insomma, alle porte che sbattevano. Quindi questo bambino, ovviamente, che cercava, perché il bambino è un estremo bisogno, no? E quindi io cercavo, ma non trovavo gli occhi di nessuno, gli sguardi di nessuno, una mamma triste, un papà comunque assente perché non voleva vedere mia mamma. E io che giravo intorno, mi ricordo sempre questa scena con il triciclo, che giravo ma non venivo mai ascoltato. E questo è bruttissimo, no? E poi dopo successe, insomma, che andarono per il divorzio e io mi ritrovai solo con la mia mamma, che era l'unica praticamente che poteva accudirmi. E ovviamente quando una mamma, ce ne sono tante, no? Quella distruzione appunto che c'è stata dei nostri... della rivoluzione, chiamerei, sessuale, che c'è stata nel nostro cambiamento negli ultimi 40 anni e più, lì cosa è successo? Che a un certo punto io vengo praticamente... la madre cosa fa? Che deve crescere il figlio da solo, appunto, che ce ne sono tante, è una mamma, una donna, quindi automaticamente diventa molto più... deve fare la parte del padre, del padre e della madre, quindi per forza diventa una figura, diciamo, piuttosto impellente, no? E anche perché deve darsi comunque delle regole, deve riuscire, insomma, a portare a casa da mangiare, e questo tu lo vedi come figlio, quindi ti fa molto male, perché comunque cresci con una ovazione, con un senso di, come dire, di metti sull'altarino, no, tua mamma, perché ne fai comunque un'idolatria. E questo non va bene, perché io mi innamoro della mamma, la mamma si innamora del figlio, quindi diventa il sostituto d'amore, diciamo, perché ci sono ragioni di vuoto proprio della famiglia. E lì iniziano dei veri problemi, perché poi questa, diciamo, sofferenza arriva all'età dell'adolescenza, in cui io, non riuscendo poi ad avere, perché il motivo principale è questo, che non si vuole dire, ma ci sono studi che ho raccontato, che non sono io che li racconto, ma perché ci sono dati evidenti scientifici che sono ormai gridati da molti esperti, colleghi e tutto quanto, che riportano appunto che omosessuali non si nasce, omosessuali si diventa e omosessuali non si è. Omosessuali è un apprendimento, è un problema di relazione ed è soprattutto un problema di relazione tra coetanei. Io, non avendo potuto vivere questa esperienza, perché ovviamente vivendo con mia madre, quindi avendo solo i neuroni a specchio che registravano quello che mia mamma diceva, mi trovavo molto meglio nel luogo delle bambine e quindi non ho potuto prendere quegli attributi e crescere in una maniera così normale come potrebbe essere per altri ragazzi. E questo squilibrio succede, che poi ovviamente ti porta all'età dell'adolescenza con l'esplosione ormonale, che è un'esplosione, diciamo, pazzesca, perché l'energia sessuale è una delle energie più potenti che noi abbiamo e quindi bisogna saperla anche usare. E tutte le civiltà tranne la nostra sapevano come usarne bene. Purtroppo io ho iniziato ad avere delle pulsioni romantiche, delle pulsioni sessuali nei confronti del mio compagno di banco. Ma perché? Io la riporto un po' ad oggi, anche per essere breve. Perché poi, facendo questa terapia, psicoterapia, ma perché ovviamente tu ti innamori di quella parte del padre mancante, della mascolinità che deve assolutamente emergere, perché noi siamo fatti così, biologicamente così, abbiamo un'anima e un corpo, e quindi questo corpo, faccio l'esempio, no? Che se una pianta è destinata a fare il moni, il progetto di quella pianta, cioè la nostra essenza, la nostra, dovrà fare dei limoni, non potrà fare altro. E quindi se non si sviluppa, rimarrà praticamente una persona che ha ancora, come dire, è in una fase comunque di non sviluppo. E questi sono dati di ricercatori molto importanti. Io a un certo punto, poi dalla mia adolescenza, inizio a avere queste pulsioni, fino a che mia mamma se ne accorge, e mia mamma, ovviamente meridionale, con quei valori molto forti che ancora hanno, insomma, in questi
che sia anche lì si sta perdendo, però nei forte, no, della famiglia. Io avevo, per esempio, mia mamma ha avuto, insomma, mia nonna ha avuto 10 figli, quindi sono anch'io stato permeato in un certo senso dalla famiglia, no? Quello, credo che questo mi abbia anche fatto bene. E quindi quando poi è successo che mia mamma si accorse che io di notte andavo a gridare questo nome di questo ragazzo, che io ve lo vedevo come anche lui mettevo sull'altarino, perché io non riuscivo proprio a, come vi ho detto prima, non riuscivo a collegarmi, a connettermi con gli altri ragazzi. Questa è una delle difficoltà che molti omosessuali hanno. Per quello voi vedete anche molti omosessuali che adorano le star, adorano tutte queste figure femminili importanti, perché hanno come rappresentazione la madre, o perché comunque hanno appreso un modo di fare totalmente femminile, che non c'entra niente, perché molti scambiano anche questa cosa. Alcuni possono avere anche delle tendenze, come dire, del modo di fare, no? Di essere più femminili. Altri possono anche incontrare, perché dico, ogni omosessualità è a caso, però altri possono avere un'omosessualità magari apparentemente esteticamente maschile, non c'entra niente con l'estetica, però c'entra con la parte che vi ho detto interiore del fatto che io non riesco a connettermi con gli altri maschi, se non omosessuali, quindi nel ghetto, e persone comunque donne o anche persone comunque del mondo dello spettacolo. E lì si affinano anche delle qualità, perché sappiamo che poi questi personaggi oggi lavorano soprattutto nel mondo dello spettacolo. Come tale, poi mia madre mi portò, sentendo queste urla e questi disturbi che io lamentavo di notte, che di questo ragazzo che ero talmente preso, e, perché io volevo essere alla fine quel ragazzo lì, ma non lo capivo, l'ho capito dopo con la psicologia e con la fede. A un certo punto mi portò dagli psicologi, no? Allora si chiamavano questi consultori familiari. Ovviamente questi consultori dove andammo, perché mia mamma non si fermò alla prima psicologa che già gli disse: ma signora, suo figlio è omosessuale e quindi il problema c'è da lei, è lei che si deve emancipare, no? Le hanno dato il fondo della insomma, e quindi lì io, sentendo un medico, confermato da un medico, perché quella per te è la figura, è un ASL e tutto quanto, più già la società, perché questo è un progetto che vi ricordo, non è un progetto nato così come ci vogliono far sembrare, ma è studiato a tavolino da 40 anni, che insomma ho messo su Facebook una bellissima trasmissione di Radio Maria in cui parlano della rivoluzione sessuale, dove parlano di John Colapinto piuttosto che John Money, di tutti quelli che, insomma, siccome dicono che il gender non esiste, ecco, se volete andate pure sulla mia pagina Facebook, che lì c'è questa bellissima trasmissione in cui parlano di un libro di questa esperta mondiale del gender. E lì cosa succede? A un certo punto, quando mia madre si rende conto dagli psicologi, cerca altre persone, tutti questi psicologi che dovrebbero avere una coscienza, diciamo, sana, nel senso dovrebbero essere leali, dovrebbero ascoltare, non dovrebbero, anche nel loro codice c'è scritto che l'autodeterminazione del paziente è fondamentale e non devono assolutamente permettersi di dare nessun tipo di giudizio, ma devono ascoltare prima, no? E poi analizzare casomai le cause, che non sono a talvolta anche dell'omosessualità. Non mi è mai stato chiesto, per esempio, non so, ma tu, io non sono stato ascoltato, ho giocato, ho semplicemente raccontato la mia infatuazione di questo ragazzo, però non mi è stato mai chiesto: ma perché, ma cosa ti succede, hai rapporti con le donne, rapporti con gli uomini, hai delle amicizie, ce la fai a fare la scuola? Io avevo tutti questi problemi, ma cioè praticamente queste persone che sono pagate per non si sono interessate al caso. E succede ancora così oggi, purtroppo. Io ne ho la testimonianza di genitori che tutt'oggi, dopo 10 anni di lavoro, mi dicono appunto che quando vanno lì li riportano verso l'omosessualità, e questo è molto grave. Ma veniamo a me. Scusate questi, ma per far capire un po' la situazione in poco tempo. Arrivando a me, io, come vi ho detto, sentendomi dire da un medico: tu sei gay,
confermato dalla televisione che già bombardava negli anni 80 quando io ero adolescente, io prendo e trovo la persona più grande di me, perché a fianco alle scuole mie c'erano le scuole, diciamo, superiori, trovo questo giovane, insomma, colorato, chiamiamolo così, che mi porta in questi locali gay. Questi locali gay che non mi dipingono esattamente come sono, ma io ci ho vissuto, so benissimo, ho amici ancora tuttora, e è inutile che fanno finta, dopo che anche, voglio dire, una trasmissione così, come dire, forte come le Iene abbiano riportato alla luce, no? Dei soldi poi spesi di queste associazioni, no? Che dovrebbero essere, che hanno questi finanziamenti dallo Stato, non capiamo perché appunto questi abbiano tutte queste associazioni, non ci sono anche associazioni delle famiglie, ma ci sono solo associazioni gay che hanno questi soldi. E lì praticamente io entro in questo mondo che sembra all'inizio ti prende, perché comunque un giovane cosa vuoi fare? Non ci sono molte alternative. Se non riesci con le relazioni, ovviamente eviti gli sport, eviti tutto, quindi per me è stato come entrare, dico sempre, nel paese dei balocchi, come Pinocchio. E quindi per me ho trovato, non posso negarlo, sembrava degli amici, delle persone con cui divertirmi, delle persone con cui relazionarmi. Avevo scrollato di dosso quel bambino che nessuno aiutava, che non ce la faceva nella scuola, che non ce la faceva a relazionarsi con gli altri, che rimaneva sempre nel cantuccio con questi bambini che chiamavano diversamente abili, perché stavo con i ragazzi che, non è omofobia, stavo con i ragazzi che erano, magari che erano, non riuscivano ad avere relazioni, che erano grassi, che erano, avevano un sacco di problemi, che magari erano timidi, questa è la realtà. E quindi se vogliamo parlare di bullismo nelle scuole, questa è la cosa seria. Omofobia è un'altra cosa che non esiste, insomma. E quindi lì, in questo contesto, io entro a far parte nel magico mondo dell'omosessualità, del mondo gay, no? Perché l'omosessualità è un'altra cosa, gay è proprio la parte politica. E in quei locali vengo preso appunto da questi gestori che vedono subito questo 17enne, perché io subito entro, no, nell'adolescenza, così ero a Milano, quindi figuratevi, Milano, la Milano poi degli aperitivi degli anni 80, pieni di soldi, pieni di... E quindi mi mettono subito su un cubo, mi dicono, mi danno promesse, mi dicono guarda, se vieni balli ti diamo 300.000 lire, no? E chi poteva rifiutare una persona che come me veniva da una madre che lavava i pavimenti per le suore, ha sempre lavorato per le suore, cercava di portare a casa 800.000 lire per farci vivere in dignità, vestivo con i vestiti delle suore, quindi c'era in me una voglia di rivalsa, no? E questa voglia di rivalsa mi ha portato fino a ballare, a fare, insomma, a conoscere tutta la Milano bene, perché io poi avevo quest'arma della seduzione, sapevo che ero carino. Ho vinto anche un concorso, che molti dicono non è vero, però sui giornali ci sono andato. Poi se quei giornali sono falliti, andate a vedere, insomma, ci sono le biblioteche dove ci sono... allora non era, come dire, non c'erano gli sponsor sicuramente dell'America dell'Australia come accade adesso. Per quello dicono che non c'era, perché era una cosa organizzata da una discoteca, ma in quelle discoteche dette di tendenza ci andavano le star e ci andavano comunque i registi. Quindi io vengo a far parte anche del jet set milanese, quindi nelle feste di Marta Marzocco, nelle feste di Versace, vado alle Schilate, tutte cose, insomma, che mi fanno portare il mio portafoglio a Fisarmonica, vado ad abitare in centro. Questo non è per vantarmi, ma per farvi capire la portata. Andavo al Club 10, all'hotel Principe di Savoia a Milano, proprio perché era il più bello, no? Dove costa 3 milioni al giorno, costava andare sopra lì, però in palestra bastava fare un'iscrizione, ma io volevo conoscere quelle persone. E dicevo, visto che sono gay, è carino, vado con delle persone che possono, insomma, che stanno bene, no? Volevo rifarmi la vita. Anche perché poi dopo la crisi, ma io, i miei valori erano andati tutti un po', insomma, come tanti ragazzi che si sono persi.
e quindi ero diventato molto, come dire, sognavo ad occhi aperti. E fin lì niente di male, la mia vita cambia, guadagno soldi, comincio a viaggiare, entro a far parte dell'Arcigay, come diciamo all'inizio entro proprio come Arcigay, quindi insieme all'Arcigay di Milano, quindi al CIG, inizio a collaborare. E siccome andavo in America molto spesso in inverno perché faceva freddo in Italia, perché purtroppo esiste l'omofobia, quindi noi gay eravamo costretti ad andare a Miami d'estate, d'inverno, e in Sardegna d'estate. E quindi lì conoscevo tantissime persone, poi lì era la città della moda, c'era la casa di Gianni Versace con tutte le feste, era un posto splendido e bellissimo. Vedo un cartellone pubblicitario con scritto crociere gay, una delle navi più pagate al mondo, la Club Med della Royal Caribbean. Allora lì vedo un fulmine, no? A ciel sereno. Siccome ho sempre avuto uno spirito imprenditoriale, e sono stato anche sempre contestato per questo dall'Arcigay, quindi non è un odio, diciamo, nato adesso, ma io cercavo di portare questi progetti nell'Arcigay, e quando si parlava di paperoni, di soldi, andava bene, perché dicevo, caspita, in America fanno ste crociere, facciamo ste robe, dai, andiamo a fare queste robe qui. E quindi ho lavorato per un po' con questo mio direttore, diciamo, di Milano, che era un po' più anche lui verso, diciamo, insomma, accettava questa idea un po' imprenditoriale. Poi ho fondato un'agenzia che era associata a un'agenzia di viaggi e tour operator che faceva viaggi, ero entrato solo esclusivamente per lavorare, per implementare la parte omosessuale. E quindi facevo viaggi a tema gay, però non andavano come volevo io. In America vedevo che questi riempivano delle navi enormi e lì invece non andava questa cosa. Allora quando mi agganciai a questa associazione importantissima, oggi è una dei capisaldi del turismo, che si chiama IGTA, International Gay Travel Association, vado comunque in America per ragioni di marketing e di studio, perché ci tenevo a tutti i miei investimenti che avevo fatto che non andassero in perdita, anzi che portassero. E lì cosa succede? Che nel marketing, siccome trattano anche psicologia, vado a questi vari, come dire, workshop, chiamiamoli così, che sono proprio dei percorsi di studio per capire. E lì erano molto organizzati a livello... e dico, caspita, qui ci sono delle fiere addirittura per l'omosessualità. Quindi io non vedo solo omosessuali, ma vedo, allora, oggi riesco a capire il perché, vedo comunque dei potenti, insomma, dei grandi potenti, no? Pensate alle carte di credito, ho visto le carte di credito omosessuali, senza fare nomi, ho visto grandi imprenditori, soprattutto del mondo e dell'economia. Allora c'era la Silicon Valley, quindi tutte le persone comunque coinvolte che ora oggi nei telefonini, nel mondo digitale, ecco. Poi c'erano anche molti arredatori che dicevano che il gusto doveva andare verso l'omosessualità, verso comunque un trend di quel tipo, perché gli omosessuali, essendo soli, avendo più possibilità economiche, avendo due stipendi maschili, insomma, avevo capito già allora che c'era comunque una grande opportunità di soldi, che quella era una fetta di mercato per gli americani molto importante. E c'era lì persone di tutto il mondo. Quindi questo mi aveva fatto aprire gli occhi. Quando andai a fare questa sessione, diciamo, non privata, ma in un gruppetto, io chiesi, ma perché io non riesco in Italia a fare questa cosa di qua e di là? Io davo sempre questa colpa all'omofobia e anche al fatto che comunque era un paesino piccolo, ancora sottosviluppato, dicevo, qua in America siete forti, l'omosessualità è accettata, già si adottavano i bambini e tutto quanto, parliamo degli anni 90, e lì entro praticamente a parlare con uno di questi esperti che mi dice, ma lei cosa fa esattamente? Dico, ma guarda, io faccio la crociera sulla Moby Line, una nave da crociera piccolina che li porta in Corsica, che li porta in Sardegna. Ho iniziato così perché ovviamente non è che posso permettermi la costa crociere. E invece lui mi ha detto, ma poi cosa fai esattamente? Dico, faccio venire la drag queen, che è la ballerina, il ballerino transessuale che balla, imita, fa, e poi ognuno può incontrarsi, divertirsi, e c'è possibilità di incontro per fare quel famoso amore cui tutti crediamo dalla televisione, da quello.
è un modo per incontrarsi, visto che gli omosessuali hanno un deficit, no, di possibilità. E mi dicono, sbagliato, mi fa, perché tu devi assolutamente prendere la nave e far sì che questa nave sia esclusiva per il mondo omosessuale. Creare quello che succede nei locali. Tu lavori nei locali, quindi sai benissimo cosa succede nei locali. Nei locali ci sono queste dark room, che sarebbero delle stanze buie dove si fa sesso a go-go, dove c'è praticamente la possibilità nelle saune della stessa nave creare quell'atmosfera. Amano il sesso libero, amano il nudismo, amano il bere, amano la musica buona, un DJ che è meraviglioso. Tu hai fatto il ballerino, dei ballerini bellissimi, pieni di brillantini, mezzi nudi, fa. Questo è quello che attira. Il motore che attira tutto è il sesso. Quindi io già le sapevo queste cose. Però ovviamente sono stato, come dire, anch'io un po', nonostante, voglio dire, il mio tenore di vita e quel tipo di vita, sono stato un po', come dire, scioccato, no? Perché comunque ho capito che era un prodotto, proprio che alla fine, cioè, questi ragazzi erano così. E lì, vabbè, io non ci sono riuscito, vi dico la verità, perché quando sono tornato in Italia ho provato una volta, però non volevo essere, come dire, non volevo essere partecipe, diciamo, nella storia di questa cosa qui. E quindi poi successe che cosa? Che io, a un certo punto, dopo un viaggio, e quindi questa la chiamo una disgrazia, ma per me è stata una grazia, mi ammalo praticamente, e mi ricoverano e mi dicono, Luca, tu stai per morire, sei sieropositivo, e quindi non potrai più andare in viaggio, perché, ovviamente. E quindi l'agenzia chiuse. Io mi ritrovai praticamente isolato in una stanza per infettivi. Capivo che non c'era più gente come Armani, come Valentino, come Mondo Chic e tutto quanto che poteva aiutarmi, che nessun avvocato mi poteva aiutare, che mi trovavo con una malattia da cui avevo visto già tantissimi amici morire, perché questo era anche una delle cose più drammatiche che, diciamo, le persone del... Io sono del 81, quindi tutte le persone che hanno la mia età hanno visto con i loro occhi, oggi non se ne parla più, ma è la stessa cosa, solo che ci sono questi medicinali che ti salvano. Allora non era così, c'era una causa, c'era una mortalità pazzesca, io ho visto tutti i miei amici morire, ed è la verità, e quindi io, soprattutto con l'ultima persona che è morta, lì ho avuto, come dire, un colpo di grazia, un colpo al cuore, perché comunque vedere le persone con cui cresci dai 13 anni in poi a 24 anni morire non è la cosa più bella che ti possa capitare nella tua adolescenza, e sicuramente ti segna. Io sono diventato molto più sensibile, ho avuto una depressione terribile, mi sono chiuso in casa, sono tornato a casa dopo che mi avevano dato una cura sperimentale, la ZT, dopo un mese di ospedale, dimagrito, i capelli che cadevano, insomma, una roba orrenda, e con questo sapore di morte dentro di me, con questa voglia tutti i giorni di farla finita, perché non volevo vivere così, perché sapevo che tanto si moriva, o che comunque ero una cavia, no? E poi con quella depressione, insomma, se non viene aiutato, c'era poco da fare. Cominciai a prendere quei farmaci, un po' mi sentì meglio. E cosa successe? Questo lo racconto poco. Successe che a quel punto lì io mi innamoro di un ragazzino. Questo ragazzino praticamente dovette poi scappare per andare a fare il volontario civile anziché militare ad Assisi. Io ad Assisi fui fulgorato in quel momento dalla bellezza di quel luogo. E anziché, come dire, essere tanto interessato, sì, ero interessato a questo ragazzo, ho visto tutta la realtà della Caritas che aiutava questi poveri nella tendopoli, ho vissuto in un container, ho visto, come dire, anche questo meraviglioso presepe, no? Da Santa Maria degli Angeli sopra, che si vedeva questo bellissimo scenario. Ho assistito a un musical di San Francesco che ha colpito nel segno, perché io ero appassionato di musica, perché cantavo anche, ne ho fatte un po' di tutte. Quindi Dio mi ha preso proprio con il cuore. Quando sono tornato da Assisi, praticamente poi avevo trovato questo ragazzo con un altro ragazzino, perché anche una cosa importante a cui ci tengo a dire è che
nell'omosessualità non esiste la fedeltà, e questo lo dicono anche quando vanno a sposarsi, c'è la clausola che non c'è la fedeltà. Perché questo? Perché praticamente l'omosessuale, a parte che è così, ma io ne ho viste nell'esperienza, chi sta insieme o per interesse o perché non vuole stare da solo, perché hanno costituito delle società e poi ognuno ha l'amore libero, fa l'amore libero, e ti dicono che anche gli eterosessuali fanno così, perché c'è una visione, no, di questo, del mondo così. Poi una delle cose anche molto importanti è che le relazioni perché non funzionano, perché si è diversi, ma non differenti. L'uomo e la donna sono differenti, e quindi automaticamente l'uomo è qualcosa di finito, tu ti stufi dopo un po' di un uomo, perché non ha quella cosa, quel potenziale, diciamo, che ha la donna, che è questa donna inarrivabile, no? Tant'è vero che gli uomini e le donne dicono, ma io non la capisco, non lo capisco, perché è qualcosa voluto dalla natura, voluto proprio da Dio, no? Maschio e femmina li creò, io non potrò mai arrivare a capire questo mistero della donna, e sappiamo che quello che è misterioso, cioè quello che è esotico, erotico, e quindi a un certo punto c'è un qualcosa di un'altra creatura che è destinata per un progetto. Anche la biologia, adesso non mi voglio perché non è il mio campo, però io ho scritto qua sopra, ne parlerà la dottoressa De Mari, che vedete sono incontri che poi sono due incidenze che Dio va a fermare quello che ho detto negli anni, perché io dicevo, ma che sto dicendo? Però la realtà dimostrano che anche la natura nel modo di fare l'amore, nel modo di... quello non è sesso, quello non è... porta delle malattie, porta delle conseguenze. E lì inizia comunque la mia conversione, non il discorso omosessuale, ma la mia conversione. Come ha detto Angela, io un giorno mi trovo a casa con il CD appunto anche di l'influenza di San Francesco, e a un certo punto, in questa disperazione, voglia di uccidermi, voglia di farla finita, a un certo punto un giorno io guardo lontano in questo open space di Milano in centro e guardo questo contatore della luce dove c'era appeso questo rosario. Io prendo questo rosario e lì capisco veramente che la Madonna c'è, che la Madonna è qualcosa che io avevo, come dire, non era un film, non era una storia, non era un libro, non era qualcosa di raccontato, ma era qualcosa di vero. Lì me ne rendo conto, nella profondità della sofferenza, che è qualcosa secondo me di che supera la natura, no? Guardiamo Cristo come si è immolato, proprio perché ti porta a riflettere. Io lì ho capito che c'era veramente la Madonna. Allora ho detto, la prego, e ho cominciato a pregare, no? Proprio come un naufrago che si buttava, no? Da quella parte. E lì ho iniziato veramente a fare una serie di rosari, anche senza misteri, perché non li sapevo, mi ricordavo solo mia nonna che faceva questo rosario. E lì inizio questo rosario, che mi dava pace all'inizio, non posso negarlo, che dopo un po' sembrava una sorta di mantra. Io venivo anche da posizioni, avevo provato tutte le posizioni del buddismo e tutto quanto, queste moda orientale, no? Però mi dava veramente, quando io facevo rosario lento, soprattutto mi dava una... Poi ho scoperto anche tramite la dottoressa De Mari che c'è una verità in questo, che comunque calma. Ma al di là di questo io ho iniziato ad avere qualcosa di soprannaturale, perché io ho iniziato a non capire più niente, le mie ginocchia sono crollato praticamente in un amore che è, come dire, è impossibile spiegare. Io comincio a sentire nella profondità della mia coscienza che sono trasportato, i miei sensi aumentano a dismisura, il mio cuore batte forte, sento un amore inspiegabile, un amore veramente che è tutto unito, i santi, la Madonna, io la vedo proprio come con le braccia aperte, che mi dice vai avanti, vai avanti, vai avanti, no? E con la mia depressione vi assicuro che vedere quella terra di paradiso è qualcosa che tu vorresti stare lì, vorresti amare, vorresti, capisci che c'è un qualcosa che, come se fossi trasportato sulla luna, vedi la terra col puntino e dici, ma che te ne frega, cioè, non siamo niente, è una cosa meravigliosa. Tanto che senti, quasi io a volte uso questa espressione, ma perché non è neanche peggio di un orgasmo, nel senso che è qualcosa veramente di forte.
tanto che capisci che te ne dà poco così, perché sennò il tuo cuore potrebbe cedere. E io, sentendo questa cosa forte, ringrazio, vedo Maria che mi tiene così per mano, io come un bambino piccolo, vai avanti, io cado, lei mi rialza, io cado, mi rialza, quindi io, sentendo quella roba lì, dico, io non posso fare altro che ringraziare la Madonna, perché la mia depressione si autodistrugge. E io sento una forza, continuo a fare questo rosario, divento dipendente del rosario. La mia stazione si incaglia su Radio Maria, che fateci caso, per chi l'ascolta la prima volta, piazza sempre sui rosari, non sulle trasmissioni. E quindi io inizio a fare questo rosario, anche perché mi piaceva l'idea, siccome soffrivo un po' di questa depressione, di solitudine, farla insieme agli altri, no, mi sembrava proprio una cosa bella. E quindi riuscivo così, facevo già 3 rosari al giorno, che è il programma che poi si fa nei giudori, ma io non lo sapevo. E lì praticamente cosa succede? Che un ragazzo lascia a casa uno, lì comincia a star bene, comincia a uscire, comincia ad andare in una chiesa, faccio una confessione, insomma nel libro c'è scritto tutto poi, perché sennò qua facciamo notte. Sono anni della mia vita, quindi... sì. E quindi lì cosa succede? Succede una cosa importante, che un ragazzo in una festa lascia praticamente degli appunti di questo professore che si chiama Joseph Nicolosi. Joseph Nicolosi è uno dei più grandi esperti mondiali, che purtroppo abbiamo perso l'anno scorso, perché lui ha 30 anni di casistica in mano e ha 30 anni di esperienza. E una cosa anche bella è che in America non è mai stato come vogliono dipingerci qua. In America lui ha sempre lavorato per l'APA, l'Associazione Psichiatrica Americana e Psicologica Americana. Non è mai stato come fanno da noi, che lo radiano o cose del genere. Sì, hanno cercato con varie posizioni di dire no, e come dire, tutta la gente contro, ma ci sono dei motivi storici. E lui invece diceva, guarda, che l'omosessualità è... non è l'omosessualità è una questione di apprendimento, tu non sei omosessuale, ma sei eterosessuale latente. Io, sentendo queste cose, e ovviamente avendo vissuto comunque una depressione, vedo questa cosa come un'opportunità. Comincio a studiare questo libro e vedo delle verità sconvolgenti. Questo libro mi ha spiazzato, io consiglio veramente a tutti di leggerlo, soprattutto per sapere anche cosa succede. E lì vedo una realtà che era proprio che vedo che non vuole essere raccontata, tanto è vero che io vado alla libreria, va bene, che era una libreria gay, che nel nome della libertà non lo vendevano questo libro. Dico, ma perché non volete procurarlo? No, perché Nicolosi è un traditore della patria, è un traditore del mondo, assolutamente. Quindi, allora vado in altre librerie, lo prendo, ma poi scopro che ci sono anche delle altre realtà. Io poi, conoscendo l'America, vengo informato che ci sono anche dei gruppi, no? Perché io mi converto, mi avvicino al cattolicesimo, quindi vengo comunque a sapere che ci sono dei gruppi che aiutano di ascolto per gli omosessuali. Farvela breve, entro in questi gruppi che spiegano anche loro un po' come si fa uscire da questi traumi, e io nel giro di 3 anni assolutamente combatto la mia omosessualità. Succede che la mia, avendo poi questi rapporti con sani, amicizie sane, perché bisogna lavorare su quello, sulle relazioni sane, succede che automaticamente io vado in spiaggia con dei miei amici di CL, di rinnovamento, di vario tipo, e succede che cosa? Che a un certo punto mi rendo conto che in spiaggia io non guardo più i maschi. Io li volevo saltare di gioia. E tanto che poi vado a Međugorje, perché loro dicono, noi facciamo un culo, andiamo tutti a Međugorje, vado con loro a Međugorje e vado a ringraziare la Madonna. E lì un'altra un'altra trambata, perché praticamente anche lì ho avuto un'esperienza pazzesca. E lì succede che cosa? Succede che poi chiedo alla Madonna la ciliegina sulla torta, visto che ho questa occasione così bella di poter in qualche modo avere questo collegamento con la Madonna, gli chiedo proprio l'amore che io non ho mai avuto, che ho sempre cercato, che ho avuto, adesso fammi trovare, che io non provo niente per le donne, fammi questo piccolo miracolo. Torno, questo miracolo si avvera, perché poi decidono i ragazzi, i miei amici, di fare un pellegrinaggio a Međugorje al Festival dei Giovani. E al Festival dei Giovani io vedo una bellissima Madonnina stupenda, ce n'è stata un'altra prima, però ve la lascio nel libro. E, però questa ragazza mi aveva sconvolto, perché comunque già sulla macchina erano successe delle cose molto divertenti, così. Io mi innamoro, poi siamo andati al mare, insomma, per farla breve, ci siamo fidanzati per 2 anni, gli ho raccontato la mia storia, lei l'ha accettata, e ha detto, io voglio il ragazzo che è oggi, ci credo.
E quindi chi se ne frega del tuo passato, se tu sei onesto, io sono voluto partire con la sincerità, le donne apprezzano questa cosa, e io ho iniziato, quindi dopo 2 anni ci siamo, dopo fidanzamento ci siamo sposati, con la consapevolezza ovviamente dell'amore, e questa è la cosa più bella. Poi ovviamente io questa cosa non potevo tenermela per me, perché comunque sono usciti poi i farmaci, i retrovirali, la mia salute, la mia dottoressa mi disse: guarda, vedi, avendo una vita comunque regolare, i tuoi valori, cioè tutto stava veramente, la mia carica virale si era azzerata, io ho negativizzato l'epatite, che era una cosa impossibile per la natura, ma per me, io avevo fatto il bagno a Lourdes, quindi per me era tutto normale, avevo fatto 300 novene, avevo chiesto il lavoro, sono arrivato, addirittura tutti mi prendevano in giro, ho fatto la novena a tutti i santi, ma soprattutto a San Giuseppe, mi trovo a lavorare al comune di Milano, in Piazza Castello. E il primo giorno, non lo scorderò mai, avevo San Giuseppe, la Madonna e San Michele Arcangelo. Quindi io dico, cioè, sono proprio, c'è gli altri che non credono, sono proprio dei falliti, scusate, provate come dice Santa Teresa. E lì io cosa posso dirvi? Inizia il fatto che io comincio a fare testimonianze, perché me lo chiedono i sacerdoti, me lo chiedono gli amici. E mia moglie accetta anche questa vita, che non è da tutti, no? Insomma, abbiamo girato per 5 anni, non riuscivamo neanche a avere figli, io pregavo la Madonna, ti prego, fammi avere un bambino, un figlio così bello, no? Non porta vita neanche. Poi infatti dopo abbiamo avuto una casa dove viviamo, di provvidenza, con 80 posti letto, facciamo di tutto per fare evangelizzazione, perché è questo che noi vogliamo fare, oltre a portare avanti questa battaglia, perché è una battaglia di uomo, la donna e la vita, ricordatevi, vogliono distruggere l'uomo, la donna e la vita. E quindi lì è nata poi questa bambina, un altro segno, che è un miracolo, perché lì praticamente abbiamo avuto Gemma, che adesso ha quasi 4 anni, quindi questa è la testimonianza più bella che io posso farvi, perché posso dire che l'omosessualità in fondo non esiste, è solo una... Etersessualità latente. Esatto, è una etersessualità latente. E oggi per questo veniamo denunciati, quindi, come dire, ci dicono che siamo contro, noi cattolici siamo contro la scienza. No, noi vogliamo che la scienza vada avanti. Non può un'associazione o dei giudici con le toghe rosse, perché bisogna dirlo, fermare la scienza e fermare l'intelligenza. Noi vogliamo la libertà nel nostro paese, che si possa veramente, perché io sono stufo di essere, adesso addirittura mi chiamano perché sono stato recentemente, hanno tradotto il mio libro in spagnolo, in altre lingue, e quindi sono stato addirittura in Spagna e mi chiamano da Bogotà i ragazzi, cioè c'ho l'invasione delle email di aiuto. Come si fa? Quindi bisogna che ci aiutate, ci aiutiamo, perché questi ragazzi vogliono uscire e non trovano nessuno, perché li negano, addirittura no, denunciano gli psicologi come la De Mari, come il mio psicologo, come tanti altri che si permettono di dire qualcosa. Noi dobbiamo lottare per riprenderci questa democrazia, perché tanto questi sono fanatici che la storia un giorno veramente si dovranno vergognare di quello che hanno fatto. Quindi grazie per avermi ascoltato. No. Oggi aver accettato l'invito non è stato semplice, perché deve partire per la Spagna, ma si è riusciti all'ultimo a... Tra l'altro, mentre io presento la dottoressa Silvana De Mari, chiederei a Margherita se raccoglie allora i moduli compilati, e se qualcuno invece ha bisogno di uno pulito lei lo può dare. Allo stesso tempo, mentre parlavi, Luca, mi ha fatto venire in mente appunto questa battaglia contro la famiglia. Non dimentichiamo che Sor Lucia di Fatima ha scritto al cardinal Caffarra, che è appena nato al cielo, che l'ultimo attacco che il demonio avrebbe fatto contro l'umanità sarebbe stato contro la famiglia, e chiunque si adopererà per difendere la famiglia sarà attaccato, e ne sappiamo qualcosa tutti quanti. Allo stesso tempo non dimentichiamo comunque che, anche se nelle prove, la verità comunque vince sempre. Ora, passando a Silvana, invece, il nostro è stato un amore a prima vista. Vi racconto il nostro incontro. Praticamente io ho sentito parlare per la prima volta di Silvana quando c'è stato quello scoop della Zanzara con Cruciani, che era intervistata al telefono, non so se qualcuno di voi ha sentito. Tutta Italia ne parlava, e per me questa signora poteva essere ovunque, cioè non l'avevo collocata nello spazio.
una mia amica mi chiama e mi dice: ah, ma lo sai che la dottoressa Silvana De Mari di Torino, mi sono rizzate le antenne, ho detto faccio le dirette Facebook, la chiamo e l'intervisto. E quindi abbiamo fatto una ricerca, veramente c'è stato subito un'amicizia forte fra di noi, ci siamo subito capite, è stato molto bello. Però dobbiamo proprio dire, cara Silvana, che ci sia tu più di me, ti sei resa conto che siamo in dittatura? Perché per aver detto cose ovvie, cose vere, tra l'altro in termini medici, scientifici, la giunta Appendino ha pensato bene di denunciarla. Ecco, quindi questa è dittatura. Tutti ci dicono che siamo in democrazia, la democrazia presupporrebbe la libertà di parola e la libertà di pensiero, di fatto non è così. Quindi Silvana, raccontaci... In realtà le denunce sono due. Una del Pride del Comune di Torino e l'altra del Circolo Mario Mieli di Roma. Buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari, sono un medico, oltre che uno scrittore, sono un ex chirurgo e ho tre specialità: chirurgia generale, chirurgia endoscopia dell'apparato digerente e psicoterapia. Quindi per anni ho curato i corpi e per anni, lo so, non è un bellissimo argomento, ho fatto le endoscopie. Molti miei pazienti erano pazienti omosessuali. Le persone omosessuali sono circa il 2% della popolazione. Questa statistica può variare a seconda dei luoghi, eccetera, a seconda che tutti manifestino, che molti non manifestino, che tutti si accorgano, che molti non si accorgano, ma più o meno siamo attorno al 2-3%. Ma la loro presenza, dove ci siano malattie sessualmente trasmissibili e anche altri tipi di malattie, è molto alta. Quindi ripeto quello che avevo detto anche nella famosa intervista di Tuciani, che è la stessa cosa che dice Nicolosi. L'omosessualità non esiste, in realtà l'omosessualità non esiste in senso di termine, in senso di parola. Come diceva George Orwell, nell'ora dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario, anche dannatamente pericoloso. E soprattutto il punto fondamentale è la modificazione delle parole. La sessualità è un modo trovato dalla biologia, è il modo usato dalla biologia per creare la generazione successiva mediante il conto di gamete maschile e gamete femminile. Punto. La sessualità è quella roba lì. Siccome madre natura è astuta, e come dice la buon'anima del dottor Einstein, il padre eterno non gioca a biliardo, per spiegare che tutte le cose hanno una linea logica, ci ha cacciato nel cranio, e non solo lì, un notevole piacere che ci viene dalla sessualità. Perché altrimenti poi non la faremo, uno si distrae, ho da fare, oggi devo pagare le bollette, eccetera, e poi la specie si estingue. Ma attenzione, lo scopo è la riproduzione, il piacere è il mezzo. Quindi la sessualità non serve solo per trovare piacere, non serve per conoscersi, serve per creare la generazione successiva. Dove non c'è incontro di gamete maschile e gamete femminile, non c'è sessualità. Io ho studiato su dei libri tanto tempo fa, io mi sono laureata nel 1976, e sui miei libri era spiegato che gli organi, gli apparati sessuali sono due, maschile e femminile, non ce ne sono altri. Quindi a un certo punto due maschi si amano, ok, va bene, perfetto, love is love, non lo metto in dubbio, ma una volta che hanno una camera matrimoniale, come, cioè, sono nel lettone, esattamente che fanno, visto che non c'è un incastro da nessuna parte, si usa il tubo digerente, per carità, il tubo digerente serve per digerire. Nel momento in cui il tubo digerente lo usi per qualcos'altro, si incazza e si ammala. Vi do la mia parola, ha un carattere pessimo, fetido, non combacia con nessuno. Di conseguenza noi abbiamo un grosso quantitativo di malattie. Non ce ne frega niente, adesso l'importante non è quello che sei e come ti senti. Noi siamo un'epoca francamente basata sul sentimento. Quello che conta è come ti senti. Per cui Vladimir Guadagno si sente una signora. La signora Fedeli si sente la reata. Io mi sento una strafiga imperiale. E soprattutto io sento, io so, fa parte del mio essere. È la mia struttura più intima. È così da quando avevo 11 anni. È la cosa più importante della mia vita. Io so di avere la taglia 42, quindi sono andata a comprarmi una giacca e ho detto alla commessa: vorrei una giacca blu per me, taglia 42. La commessa mi ha guardato e mi ha detto: signor, taglia 50.
Allora sono andata dal mio avvocato perché volevo denunciarla per discriminazione e istigazione all'odio razziale. E il mio avvocato mi ha detto: respiri lungo, prenda 10 gocce di Valium, vedrà che si sente meglio la pianta di fesserie. No, ma scusate, sono io che non sarei più. Aggrappata alla realtà, e invece no, aveva ragione il mio avvocato, perché la realtà è straordinaria, la natura è straordinaria, la biologia è straordinaria ed è di una bellezza commovente. Il rapporto tra un uomo e una donna è straordinario, con questi organi che sono stati fatti apposta per combaciare, e con l'orgasmo, quello vero che c'è solo nella sessualità, che è una cosa dove ci va il sistema parasimpatico, il sistema autosimpatico, c'è un picco di ossitocina. Dall'altra parte non ce l'hai, contento tu, contenti tutti, mi va benissimo. Non voglio rompere l'anima a nessuno. Nel 2013, 15 marzo del 2013, faceva un freddo porco. Io ero insieme ad Andrea Tedesco all'ONU di Ginevra a protestare per il fatto che in seguito agli accordi dell'agosto del 1990, non lo sa nessuno, sulla libertà dell'uomo islamico di seguire la Umma, le regole della Sharia sostanzialmente sono state interiorizzate in 54 nazioni islamiche al posto della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Questa porta, tra le altre cose, alla persecuzione dei cristiani, ma anche alla persecuzione delle persone omosessuali. Ma io devo avere il diritto di dire la verità. E la verità è questa. La verità la trovate in questa dispensa, che è venduta lì alla modica cifra di 5 euro. Se non avete 5 euro, pazienza, ma potete andare a scaricare su Separate Mani Community quello che è vero, ma mi servono i 5 euro perché ho due denunce e quindi devo sostenere la battaglia. Qui ci sono le malattie sessualmente trasmissibili. Abbiamo l'OMS, ma anche gli europei, che sono con i capelli dritti sulla testa perché stanno aumentando in maniera vertiginosa. E stanno soprattutto aumentando negli omosessuali maschi. Ai miei tempi, tanto tempo fa, negli anni 80-90, era ancora permesso pubblicare e quindi possedere libri come questi. Vi leggo il titolo: Malattie sessualmente trasmissibili nell'omosessuale maschio. Per sessualmente trasmissibili intende anche le malattie della regione anale perenale dovute per motivi meccanici. Adesso non è più possibile perché ti denunciano per discriminazione. Ma io ho l'OMS che mi dice che tutte le malattie stanno aumentando. Ho l'OMS che mi dice che le persone omosessuali maschi, soprattutto le cosiddette persone bottom, cioè i passivi, hanno un rischio di contrarre l'AIDS moltiplicato per 19 rispetto al resto della popolazione. Ho il tizio che mi dirige il laboratorio HIV dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mi dice che il preservativo non basta. Quando l'ho detto io mi hanno cavato gli occhi, ma su tutte le robe c'è scritto: il preservativo serve al 98% per evitare una gravidanza e al 95% per evitare le malattie sessualmente trasmissibili. Perché? Perché si può rompere, perché si rompe sempre, nel senso che nell'usarlo si possono formare delle microlacerazioni. Non mi pare un concetto così delirante. Al punto tale che all'OMS consigliano di usare insieme preservativo e retrovirali. In realtà il preservativo diminuisce enormemente il piacere, per cui spesso non lo usano. Il risultato, se il preservativo risolvesse la situazione, dato che ne abbiamo in tutte le farmacie, costano anche poco, non avremmo le malattie sessualmente trasmissibili. Allora, posso affermare in scienza e coscienza che se un comportamento dà un maggior tasso di malattia non può essere genetico, ma di natura non è una arcigna megera. Inoltre, se fosse genetico, avremmo i gemelli omozigoti che sono tutti e due omosessuali, invece questo non ce l'abbiamo. È un comportamento, è uno stile di vita, è un comportamento appreso, che può essere appreso, può anche essere perso. Mio padre è direttore del carcere, questo è. E c'era il problema dei detenuti che finivano in carcere e non avendo altre possibilità, come molto spesso sulle navi da guerra o quando si fa il servizio militare, nascevano relazioni omosessuali, poi tornavano a casa dalla moglie e sparivano. Quindi l'orientamento sessuale è fluido, il sesso no, nasci maschio e nasci femmina. L'orientamento, c'è solo qualche eccezione di persone che non nascono né maschio né femmina perché hanno dei problemi gravi di tipo endocrinologico o di tipo cromosomico, ma qui si tratta di eccezioni, si tratta purtroppo di patologie, non di minoranze.
mentre si può cambiare. Inoltre, se un uomo sta con una donna, nasce la vita. Non sempre, anzi sempre di meno, ma in teoria almeno nasce la vita. E il sesso è un mezzo per nascere, far nascere la vita. Poi anche un bel giocattolo per tenere insieme papà e mamma intanto che il bambino cresce. Anche la sessualità è sempre sesso. Anche quando guardo in faccia mio figlio e riconosco gli lineamenti di mio marito, anche quella è sessualità. Perché anche quello fa parte di questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto per creare la vita. Molte persone non vogliono vivere questo dono, mi va benissimo. E sono disposta a combattere, come già sto combattendo, uno dei motivi per cui continuo ad attaccare molto dell'Islam, perché le persone possono vivere in pace, ma non potete affermarmi, come afferma l'APA, che questa è una condizione di normalità, perché non è vero, perché ha un maggiore tasso di malattia. Inoltre, nel momento in cui qualcuno afferma che il rapporto tra due maschi ha lo stesso valore del rapporto tra un uomo e una donna da cui può nascere la vita, vuol dire che sta affermando che la vita non ha valore. Nelle mie parole ho usato sempre dei termini molto crudi e molto aggressivi, sono la prima a riconoscerla. Dei termini che oserei definire aneufemistici, che è il contrario di eufemistico. Ma aggressivo non vuol dire cattivo. Vuol dire forse che in questo momento sono costretta a difendere sola contro tutti e non ho altre possibilità perché devo farmi ascoltare. In fondo a questa dispersina troverete appiccicate due fotografie. Sono entrambe due fotografie che riguardano persone del movimento LGBT di Roma. Una è una persona, è una fotografia fatta durante il Gay Pride di Roma. C'è un signore nudo che ha, completamente nudo, ha infilato una bandierina arcobaleno con infilata nella cavità anorettale. E l'altro è uno dei dirigenti del movimento LGBT di Roma che ha questo cartello: in culo sì, ma non così, lotta anale col capitale. Benissimo. Io sono stata accusata di essere morbosamente collegata sulla cavità anorettale, al punto tale che per prendermi in giro scrivono Silvana, Silv-Ana, topini belli. La cavità anorettale io l'ho curata e vi posso dire che è molto bella quando è sana e che è terribile quando è malata, che ha un enorme quantitativo di terminazioni nervose, che può avere del dolore terrificante. Dice, ma a noi ci piace. Sì, perché a un certo punto hai avuto un'inversione del senso del dolore e del piacere. A me pare che siate voi che parliate completamente di queste cose. Vorrei distinguere a mia volta, come ha fatto lui, tra le persone omosessuali, o che pensano di essere omosessuali, e il movimento LGBT, che è un movimento politicizzato, il quale mi fa continue allusioni. Il risultato di tutto questo qual è? Il risultato di tutto questo è la normalizzazione del rapporto anale, che insiste un rapporto patologico, gravemente patologico, dove viene usato un pezzo del tubo digerente e che dà sempre danni. Certo, se io fumo una sigaretta al mese, il danno sarà infinitesimale. Non tutte le persone che fumano hanno il cancro del polmone, solo il 20% sono quelle che fumavano molto. Non tutte le persone che subiscono penetrazioni anali hanno danni, ma quelle che ne subiscono molte, sì. Il risultato di tutto questo è una normalizzazione che sta passando da tutti i giornali femminili, a cominciare da Cosmopolitan, Vanity Fair, Vogue. Vogue ha fatto addirittura su Vogue Teen, che si rivolge a degli adolescenti, un lungo articolo sul sesso anale. Lo trovate sulla mia pagina Silvana De Mari Community, trovate anche la risposta. Va bene, i giornali femminili sono quello che sono. I giornali femminili sono molto utili, perché i giornali femminili sono per l'80% pubblicità, in realtà per l'88% pubblicità. Nel senso che c'è la pubblicità dello shampoo, poi c'è l'articolo, i shampoo migliori, è tutta pubblicità. Qualsiasi fotografia di vestiario è pubblicità. Quindi voi lì avete il mainstream, voi avete il pensiero dominante. Se il giornale femminile va controcorrente, non le fanno più la pubblicità. Quindi il giornale femminile è sempre completamente appiattito sul conformismo più ottuso, camuffato da falsa trasgressione. Sono la bimba ribelle. Che palle! Volete fare qualcosa di ribelle? Andate a sposare in chiesa con un vestito bianco e mettete al mondo 8 bambini. Allora, questa roba qua non è Cosmopolitan di Fea. Questi sono due libri di educazione sessuale maschile e femminile per bambini e bambine da 10 e 13 anni, ci stiamo rivolgendo a persone che devono affrontare la pubertà. Il gioco da ragazzi e il gioco da ragazze è la pubertà. Questo schifo di
libro, dice, mica è colpa nostra se qualcuno ha pubblicato un libro che è pura spazzatura. No, va bene. È pubblicato dalla Erickson, che non è esattamente lo Scarafaggio editore, cioè è una casa editrice che vanta una tradizione di pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni di psicologia di qualità, e qui potete vedere questo marchietto rosso, che è il timbro dell'AMA, Associazione Medici Americani. Questo libro quindi nasce con il beneplacito dell'AMA, che dice sì, questa roba qui va benissimo, questa è la roba che dobbiamo insegnare, scritto da due, dunque chi sono queste sciacquine? Una è un medico e l'altra è una psicoterapeuta, e andiamo a leggere cosa caspita scrive. Ci arrivi alla pubertà, quindi hai un maggiore senso di responsabilità, magari puoi imparare a cucinare e mettere la stanza pulita, per carità di Dio, qui non ne parliamo neanche, parliamo di bullismo, ti verranno i peli qui, va bene, 5 figure per dirti che ti verranno i peli qui, va bene, fanno anche sbagliate, perché ti fa vedere i peli sempre gli stessi, peccato che si fermino qua. Nella realtà arrivano 2 centimetri sotto, devi dirglielo alla undicenne, altrimenti c'è porca miseria, sono una scimmia, una rapotante, guarda che scimmia, non c'è, va bene. Finalmente parliamo di sesso, e vai. Ma cos'è il sesso? Va bene. Risposta mia, il sesso è un modo della biologia di creare la generazione successiva attraverso il conto di gamete maschile e gamete femminile. Qui parliamo di sesso senza parlare di riproduzione. Ma cos'è il sesso? Risposta, si può fare sesso in molti modi. La domanda non era come si può fare sesso, ma ha domandato che cos'è il sesso. Vuoi rispondere? Si può fare sesso in molti modi. 2 dei più comuni sono il rapporto sessuale e il sesso orale. Il rapporto sessuale è quando il pene eretto entra nella vagina. Il sesso orale è quando una persona usa la bocca per stimolare i genitali di un'altra persona. Si fa sesso anale quando il pene eretto entra nell'ano. Queste sono tutte attività sessuali. Non c'è la parola piacere, non lo spiega neanche dopo. Non c'è la parola orgasmo. In fondo c'è un glossario dove dice sesso, sesso, sesso anale, sesso orale, o di orgasmo, P di piacere, non c'è orgasmo. Perché altrimenti devi dirle che col sesso pene vagina l'orgasmo, con gli altri no, magari quella roba lì è un filo di valore in più, non si sa. Non c'è la parola piacere. Non ti avverte nemmeno, guarda che la prima volta che fai sesso vaginale, che in realtà è l'unico, potresti avere la rottura del mene, è un po' male per... Perché altrimenti dedicano 3 righe di più al sesso vaginale e poi non abbiamo l'impressione che siamo tutti sullo stesso. Tutto uguale. Non si spiega neanche perché diavolo bisogna fare sesso, non ti dice neanche che potresti avere piacere. Che caspita, perché lo devo fare? Non, ormai non siamo più neanche a fare l'amore. Siamo a fare sesso. Quindi è tutto qui. La sessualità è stata svuotata. I libri di scuola, i libri di educazione sessuale per ragazzine di 11 anni sembrano un manuale per una giovane prostituta. L'affettività è completamente saltata. Nessuno ti dice che dato che col sesso potrebbe nascere un bambino, ci va un'affettività talmente grande da poter reggere il fatto di diventare genitori. Perché dove questa affettività non c'è, il sesso è una noia mortale. Quando stai con uno al quale di te non gliene frega niente, per te non è disposto a morire, non è disposto ad andare verso il dramma. E quando stai con uno del quale te ne frega talmente poco che tutto sommato un figlio con quello lì non glielo faresti, perché incontrare un bambino che abbia insieme lineamenti tuoi e lineamenti suoi non ne ha nessuna voglia. Il sesso è di una noia abissale. E per evitare di crepare tutti di noia dobbiamo ricorrere a 50 sfumature di sadomaso. Il sado è l'altra grande nostra scoperta. Anche lì vi venduto da Cosmopolitan Fair, da Vanity Fair, come diavolo si chiama sti qua. Addirittura andate a guardare il You and I di Lady Gaga, è tutto sul sado, 50 sfumature, sono andati anche a vederlo, gli è anche piaciuto tanto, è stato un best seller. Ne usciamo da sta roba recuperando la biologia. I sessi sono 2, ci sono alcune persone che non si identificano nessuno dei 2 sessi, ma si tratta di problemi particolari. Perché ognuno di noi è nato dall'incontro di un ovulo e uno spermatozoo. In realtà l'ovulo è uno solo, tutto bello, tondo e paffuto, gli spermatozoi sono un plotone, alla fine c'è uno che sfonda. Quindi ognuno di noi è nato da maschile e femminile. Chi non vuol vivere maschile e femminile, secondo me ci sta rimettendo molto, e io devo dirlo.
ma soprattutto nel momento in cui si afferma che chi non vuol vivere maschile e femminile è una variazione della normalità, salta tutta la nostra civiltà e soprattutto salta anche la nostra religione. Adesso, siccome io sono sotto boicottaggio, i bibliotecari dicono che non comprano libri dell'omofoba e la gente dice che non si rifiuta di leggere libri dell'omofoba. Topini, anche la Divina Commedia vi siete fatti fuori, librerie, eh? Allora fuori dalle vostre biblioteche la Divina Commedia, fuori San Paolo, fuori il Vangelo, fuori la Bibbia. Se è vero che l'omosessualità è normale, Mosè, Cristo e San Paolo hanno tolto dovrà essere vietati. Signori, ci sono conseguenze logiche. John Podesta, che era il vice della Clinton, ci ha detto che quando la Clinton sicuramente lei doveva vincere, era in testa a tutti i sondaggi, è ancora in testa in tutti i sondaggi, Hillary Clinton è sempre in testa a tutti i sondaggi, dopo che avrebbe vinto avrebbero chiuso le chiese cattoliche che rifiutavano di sposare i gay, ma avevano ragione loro, perché a questo punto è una discriminazione, tu non puoi. Una volta che ho affermato una cosa falsa, questa cosa è stata affermata nel 1974, io sono arrivata nel 1976. L'ultimo esame è quello di neurologia e neuropsichiatria. Quindi ci sono incappate in pieno. Tutti quelli che mi scrivono, oltre a scrivere lei una stolta, ma non è proprio questo. Strafiga, prima, mi scrivono, lei è anche una grandissima ignorante. Ok, che cosa mi sono persa? La frase l'omosessualità è completamente normale. C'è scritto anche su Vanity Fair, l'ha detto la scienza. Scusate, quale scienza l'ha detto? L'Associazione Psichiatri Americani che fece una votazione di una irregolarità folle, lo so perché ne stavamo parlando, ce ne parlavano i docenti, ce ne parlavano gli assistenti, neuropsichiatria, ci hanno fatto vedere tutte le cose, dove alla fine due terzi di quelli che hanno votato per posta, hanno detto noi abbiamo votato, che eravamo d'accordo su questa affermazione, per due motivi. Prima eravamo sotto ricatto, c'è scritto, è scritto nero su bianco, dovete trovare. Secondo, la nostra impressione è che volevamo che le persone fossero lasciate in pace, cioè c'è una specie di tenerezza, cioè, vabbè, ti dico che questa roba non è che ci creda molto. Sì, ma attento, una volta che l'hai detto, ci si costruisce sopra. Quindi, ognuno deve avere il sacrosanto diritto di vivere come vuole. Ognuno deve avere il sacrosanto diritto di credere a quello che vuole. Ognuno deve avere gli stessi diritti di tutti gli altri. Nella nostra Costituzione l'omosessualità non è mai nominata, il che vuol dire che non è mai discriminata. Quando pochi decenni fa l'adulterio era un reato, ma di certo non l'omosessualità. E questo cosa vuol dire? Che non è giusto che il denaro pubblico sia investito in una cosa che non tutti approvano. È tutto qui. Il motivo per cui sto facendo tutta questa battaglia è un motivo di tasse. Noi abbiamo diritto a non amare l'omosessualità. Avremo torto, avremo ragione, San Paolo non l'amava, noi abbiamo diritto di non amarla. Questo quindi ci dà il diritto a non desiderare che con le nostre tasse siano organizzati i Pride. Il Pride è giustissimo che avvenga, è una cosa che è giusta che sia fatta, non col denaro pubblico, a me sembra un discorso logico. C'è scritto su gay.it, verificate, il motivo per cui i Pride devono essere osceni. Tra l'altro moltissimi omosessuali non si riconoscono nei Pride. Anzi, c'è un enorme quantitativo di omosessuali che è imbarazzata dai Pride, ne farebbe anche tanto a meno. Ma in tutti i casi c'è scritto che sono, devono essere osceni. Vado a cercare il significato di osceno. Osceno che offende la morale pubblica. Va bene. Secondo sinonimo ripugnante. Ok. A lui piace tanto, ma offende la mia parola. Lo può fare coi soldi suoi. Posso essere esonerata dal fatto che con le mie tasse, io lo trovo giusto, non mi pare una richiesta così demente, così folle. Inoltre, la signora Pendino che dice che Torino è fiera della sua accoglienza, tra le persone che la signora Pendino ha accolto c'è la comunità copta di Torino. La comunità copta, l'idea che di dover finanziare con le tasse il Pride, qui si vogliono sbattere la testa nel muro. Quindi è giusto farlo, è giusto anche che sia osceno, perché a loro piace così, mi va benissimo. Può anche passare uno che si è messo nudo con la bandiera arcobaleno, va bene, ti fa star meglio, va bene. Mi spiace, non con le mie tasse. I movimenti dell'Arcigay e Mario Mieli, eccetera, sono finanziati col denaro pubblico. Perché? Ma perché? Noi altri ci finanziamo da soli. L'Arcigay e Mario Mieli, è giusto che esistano,
è giustissimo che esistano, è sacrosanto che esistano. Se non esistessero o fossero vietati, andrei a combattere per bloccare questo, non col denaro pubblico. È sbagliato che sia fatto col denaro pubblico, perché una grossa fetta della popolazione non è molto d'accordo sul fatto che questa sia una cosa bella e sana. Nelle scuole bisogna fare istruzione. Chiedo scusa agli insegnanti presenti, so che sto dicendo una roba terrificante. Chiedo perdono agli insegnanti presenti. L'insegnante è solo un impiegato statale. È uno che non può e non deve assumersi il compito di educare una persona. L'insegnante deve istruire. Deve insegnare a leggere e scrivere, a decifrare le istruzioni di un macchinario, a superare un'equazione di primo grado, possibilmente a sapere se Napoleone è venuto prima o dopo della rivoluzione francese. Non si permette di educare. Perché nel momento in cui l'insegnante si permette di educare, vuol dire che c'è un'etica con la E maiuscola che prevale su tutte le altre. Che cacchio, non avevamo detto che tutto è relativo? Chi l'ha detto che l'etica dell'insegnante sia superiore alla mia, una volta che non combacia? Per quanto riguarda l'affettività, l'unico che può fare, l'unica struttura che può intervenire è la famiglia. Chi fa educazione sessuale? L'insegnante? E poi ti scrive queste porcate qui? E ci sono insegnanti che li insegnano? Magari non tutti, ma ci sono insegnanti che insegnano quella roba lì. Chi deve fare educazione sessuale? Papà e mamma. Perché? Perché papà e mamma sono gli unici che possono dire: la sessualità è una cosa meravigliosa, è il più alto dono di Dio. La sessualità è la maniera con cui un uomo e una donna entrano a far parte della creazione. Tu, prima che io e tua madre ci amassimo nel nostro lettone, quello in cui poi venivi quando c'erano i temporali e avevi paura, tu non esistevi in nessun punto dell'universo, esistevi solo nella mente di Dio. E grazie al fatto che io e tua madre ci siamo amati, ora esisti, sei qui vicino a noi, con la tua faccia, le tue mani, e noi ti amiamo, e dentro di te noi siamo fusi. Solo papà e mamma possono fare questo discorso. Gli altri possono fare nel corso di biologia, come ti insegnano il piloro e il cardias, ti insegno anche le tube e le ovaie. Comunque non devono poi fare gli ostetici usciti dalla porta totale, non c'è bisogno di andare troppo nei particolari. Perché anche andare troppo nei particolari è una violenza. Il maschile e il femminile, l'insegnante non si permette di insegnarlo, ma chi cacchio è l'insegnante per insegnare il maschile e il femminile? La signora Fedeli, ma chi caspita pensa di essere? Gli insegnanti hanno insegnato che la razza ariana esisteva ed era superiore. Gli insegnanti hanno portato in classe i bambini ebrei per far vedere al resto della classe quanto facevano schifo. Gli insegnanti hanno insegnato che Mussolini era un genio. Mi spiace, appartengono a famiglia antifascista. Continuano a scrivere, sei una stronza fascista. Mi spiace per i fascisti presenti, non sono un camerata. Anche perché ci ha scalaventato la seconda guerra mondiale, abbiamo avuto le città bombardate. Gli insegnanti hanno insegnato che Stalin era un genio. Gli insegnanti insegnano che Mao Zedong è un semidio. Gli insegnanti sono impiegati statali. Devono portarsi a casa uno stipendio, dicono quello che gli dicono di fare nella circolare perché hanno bisogno dello stipendio. L'etica appartiene alla famiglia. Dunque, signori, adesso parliamo di nuove pratiche. Io ho due denunce, non so come andranno i processi. Se per caso dovessi perderli, siccome sto combattendo per la libertà di parola per tutti, anche se non siete d'accordo con me, combattete al mio fianco. Se dovessi perdere i processi non c'è problema. È sufficiente che 2.000 persone diano 50 euro a testa, abbia fatto 100.000 euro e possiamo aggirare tutto. Questo trucco è stato usato negli Stati Uniti quando i pasticceri che si sono rifiutati, essendo cattolici, di fare la torta con sopra le due signore, sono stati condannati a $154.000 di risarcimento perché le altre avevano un disturbo post-traumatico da stress, erano state lacerate da questa roba. E si è fatta una colletta. Seconda cosa, lì ci sono i miei libri sono bellissimi, se poi non li leggete chi se ne frega, basta che li comprate. Tra l'altro ci sono degli sconti incredibili, oltre che qua fateci regali di Natale, chi vuole sostenermi, chi è dalla mia parte, comprate i miei libri, perché c'è un boicottaggio, bisogna farlo saltare. Io mi sono presa il compito di combattere per la libertà di parola per tutti. Esattamente come ho combattuto per la libertà di poter fare Pride e come combatto tuttora per la libertà di fare Pride dove sono vietati, per esempio in Turchia. Caspita, lui lo deve fare, non coi quattrini miei, non coi soldi miei. Un'ultima cosa, l'aborto è una roba terribile, è una tragedia, è un suicidio differito.
La botta è una donna che dice: io non valgo niente, la mia progenie non vale niente, voglio che sia distrutta. E lo Stato che dice: ma che bella idea, lo facciamo. Bene, io ascolto le persone morenti. Io a volte accompagno alla morte i malati terminali. Vi giuro su quello che volete, che quando una donna sta morendo, quell'aborto salta fuori come un macigno. Saltano fuori queste frasi terribili: adesso avrebbe 40 anni, adesso avrebbe 56 anni, adesso probabilmente sarà in onda. Bene, non voglio essere coinvolta in questo scempio, non con le cure. Noi non curiamo le cure odontoiatriche, e vi do la mia parola che possono essere fondamentali. Se una persona vuole fare questa cosa, che sia permesso, eccetera, ci saranno medici e cliniche che si specializzeranno in questo, non col mio denaro. Il mio è solo un discorso di contribuente. In quanto contribuente, stronza, bigotta e cattolica, ma non è vietato dalla Costituzione, io non posso essere costretta a sovvenzionare cose che io trovo terribili. Stesso discorso si associa a me, vi do questa informazione, la comunità copta di Torino, la comunità copta d'Italia, che non trova giusto che i soldi dei suoi, delle loro tasse, che pagano volentieri, eccetera, eccetera, siano usate per cose che noi troviamo ripugnanti. Quindi io combatto per la libertà di parola, la libertà di tassazione. Piuttosto, quando facciamo la dichiarazione dei redditi, mettiamo un talloncino. Vuoi finanziare l'aborto? Sì, no, no, 3 euro in meno di tasse, scusate. Vuoi finanziare il Pride? Sì, ci credo, lo amo da molto, sbarra, dammi 2 euro in più dei tuoi quattrini. No, non lo voglio finanziare, va bene. Questo deve essere permesso. Grazie. Potete acquistarli solo sul tavolo con degli sconti incredibili. Oltretutto potrete fare anche dei regali di Natale. Vi ricordo anche il libro di Luca, poi loro firmano, fanno gli autori, cioè fanno le etiche, quindi questo è Erogay di Luca e Il futuro dei cattolici politica di Fabio Torriero. Gli altri sono di Silvana. E poi senza impegno, proprio perché come diceva Silvana, l'arcigay e anche gli aborti sono finanziati dalle nostre tasse, invece noi che stiamo facendo un movimento politico è 2 anni che paghiamo di tasca nostra. Se qualcuno senza impegno e senza soprattutto trascurare l'acquisto dei libri dopo, se qualcuno vorrebbe fare un'offerta per sostenere queste iniziative che facciamo noi, perché questo è uno dei tanti convegni che abbiamo fatto, ma soprattutto che faremo nei prossimi mesi, allora Margherita ed Emanuela, se volete passare con le due scatole un attimino adesso, liberamente, perché qua l'ingresso è gratuito, liberamente, se qualcuno vuole fare un'offerta, grazie, perché ci date un po' di ossigeno. Adesso e oltretutto, se qualcuno ha dimenticato di dare i propri riferimenti, dove vi comunicheremo poi i prossimi incontri e convegni che saranno altrettanto interessanti, potremo poi tenervi informati e aggiornati. Adesso parlerà Fabio Torriero, Fabio Torriero, che appunto ha scritto Il futuro dei cattolici in politica, è un giornalista parlamentare, quindi lui è sempre a Roma, conosce e capisce perfettamente quello che capita a Palazzo. Purtroppo. Adesso ci racconterai tante cose interessantissime, importantissime. È un docente di comunicazione, tra l'altro domani ci farà un corso di formazione, se qualcuno volesse anche partecipare, tra l'altro ti ho mandato un messaggino, mi rispondi per favore. Quindi se qualcuno domani volesse partecipare a questo corso di formazione me lo dice, sarà il benvenuto, vi dirò dove. È uno spin doctor e intellettuale, lo so che tu non vuoi che lo dica, ma lo è e quindi lo dico. Caro Fabio, parlaci. Allora, quando parlava la De Mari e prima Luca di Torri, mi viene in mente un'idea, che le prostitute sono addette alla manutenzione erotica. Secondo la neolingua, perché ci stanno imponendo una lingua ideologica,
oggi c'è il rovesciamento dei significati, no? Satana è diversamente buono, prostituta è addetta alla protezione erotica. E io, visto che dovevo fare una battaglia per riaffermare, Bernanos diceva, lo scrittore cattolico, diceva che se perdiamo la battaglia delle parole, perdiamo la battaglia delle idee. Io discrimino, sono uno che discrimina. Se guardiamo il significato di questa parola, discriminare significa scegliere. Se io sono qua e non sto facendo una rapina, sto discriminando la rapina. Un'altra cosa, i confini. Questa idea che i confini sono qualcosa di limitante, qualcosa che impedisce la nostra libertà, un freno insopportabile. Bene, i confini non limitano, ma delimitano. È una cosa completamente diversa. Il bambino, quando disegna l'Italia, disegna lo stivale. Quindi vedete come i confini delimitano e non limitano? Questi sono tanti esempi che possono essere fatti, perché quando si fa una battaglia per rovesciare i significati, decriptare il male, questo è il compito dei comunicatori, poi è il compito dei politici, è il compito delle persone di buona volontà, creare una rivoluzione, una resistenza popolare. Vedete, i nostri libri sono complementari, perché si passa dalla testimonianza di Luca alla denuncia opportuna della De Mari, però poi dopo c'è un qualcosa che deve scattare in tutti voi e in tutti noi. Che dobbiamo fare rispetto alla società politica? Perché poi se il nostro impegno, la nostra rabbia, la nostra indignazione si limita semplicemente a stare chiusi nelle chiese a pregare e basta, cosa legittima ovviamente, facciamo il gioco esattamente di quelli che dicono i cattolici devono stare lì dentro. I cattolici devono stare lì dentro e il mondo è roba nostra, la società è roba nostra, l'economia è roba nostra. Guardate che quando la nave affonda, affonda anche la nostra navicella, la nostra bella navicella. Non è che la navicella, la nostra bella cabina dorata si salva rispetto alla nave che affonda. Allora io ho scritto apposta questo libro, Il futuro dei cattolici in politica, dopo decenni di libri noiosissimi sulla cultura politica, sulla destra, sulla sinistra, ce n'è uno pure sul rapporto uomo-donna, sull'abisso della comunicazione tra uomo e donna, cioè il maschio tiene duro, come difendersi dalla donna mantide. E sono piccoli consigli che io do ai maschietti per capire la comunicazione femminile, perché a proposito di educazione non sempre i maschietti riescono a capire bene le femminucce. Mio marito l'ha comprato. Quello naturalmente sono, cioè, ma con me non può farlo, cioè. Docente il complesso della donna mantide, a parte le battute. Dicevo, questo libro, Il futuro dei cattolici in politica. Vedete, ci sono tre parole, futuro, cattolici e politica. Innanzitutto dobbiamo interrogarci sul futuro, se la politica ha un futuro. Poi il tema è i cattolici in politica, i credenti in politica, e poi se i cattolici hanno un futuro. Vedete queste tre parole come interagiscono, come giocano? I cattolici hanno un futuro, la politica ha un futuro, i cattolici in politica. Allora, la prima domanda è... se è veramente l'ora dei credenti in politica. Nessuno discute sull'impegno personale, civile, eccetera. Dobbiamo capirci su una cosa, questa è la domanda. C'è bisogno oggi dei credenti in politica? E dobbiamo rispondere su questo. Io credo di sì. Primo, per tante ragioni, ma ne enuncio qualcuna, che quindi è uno spunto di riflessione che voglio appunto sottoporre a voi. La prima, quando muoiono le ideologie, perché questo è il dato, destra, sinistra, comunismo, capitalismo, socialismo, riformismo, tutti questi ismi che nascono nell'Ottocento, poi nel Novecento abbiamo avuto delle sintesi che hanno portato anche alle guerre mondiali. Quando muore tutto questo, che cosa resta? Ma no, destra e sinistra, no, sono tutte categorie morte. Resta solamente il bene e il male, il falso e il vero, il giusto e lo sbagliato, il senso e il non senso. La cultura della vita e la cultura della morte. La cultura della vita e la cultura prefabbricata della vita. Non è questa la società di adesso? Sgombrate per favore, questo è un lavoro che ho fatto anche su me stesso. Tutti i nostri schemi, tutti gli stereotipi, i meccanismi che abbiamo studiato a scuola, abbandoniamoli per un attimo, destrutturiamoci per ristrutturarci su basi nuove. Se
sgombriamo da tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Il bene e il male, la morte e la vita sono le uniche cose che restano, il senso e il non senso. Poi c'è stata il Family Day, un evento fondamentale. Centinaia di milioni di persone, di migliaia di persone sono scese in piazza, non per destra, sinistra, non per una rivendicazione economica o istituzionale, ma per la vita e per la morte. Sono scese in piazza per un'idea di società, anzi dirò di più, per un'idea di umanità. Non era solamente la giusta battaglia contro le unioni civili, il DDL Cirinà, quello era il pretesto, quella era la scintilla, ma il dato vero era che idea abbiamo della società. C'era un mio amico, appunto il giornalista Angelo Bonimeno del TG1, che ha fatto un bellissimo reportage, lui di formazione cattolica, ha detto centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in difesa della famiglia naturale, battaglia delle parole. Il caporedattore del TG1, massone, che fa? Ti cancella quella frase, perché ricordatevi che il male non è il contrario del bene, è un bene deviato, è un bene rovesciato. Ti lascia tutto, gli ha lasciato tutto il servizio, e al posto di centinaia di migliaia di persone scese in piazza, in difesa della famiglia naturale, ha messo in difesa della famiglia tradizionale. Cosa significa questo nel prodotto percepito di milioni di persone che guardano televisione? Che c'è una famiglia tradizionale, quindi vecchia, e c'è una famiglia nuova, o le famiglie, che è il modello della società arcobaleno. Vedete l'efficacia della comunicazione? Il Family Day, al contrario, è stata una grande occasione mancata, perché poteva nascere quel giorno un nuovo, grande soggetto antropologico, identitario, che cominciasse veramente a rispondere alle esigenze del paese. Questo non è stato fatto, anzi dirò di più, la stessa, perché poi è una battaglia contro il politicamente, culturalmente e religiosamente corretto, perché c'è anche religiosamente corretto, e hanno tentato anche parte della curia, hanno tentato di fermare quella piazza, quando si sono resi conto che non sarebbero riusciti a fermarla, hanno tentato di spostarla quella piazza. Io titolai nel mio giornale, tra l'altro a proposito di persecuzione, insomma io sono uno dei, oggi sono tutti la stampa quotidiana di oggi, ci parlano di me, dal Fatto Quotidiano a Tempo, al Quotidiano Nazionale, sulle mie vicende professionali, come direttore di un giornale libero che viene messo, diciamo, viene chiuso, perché appunto si è battuto per la libertà di pensiero. Dicevo, quando io titolai sul giornale sarà un bagnasco di folla, bellissimo, e che hanno tentato, dice ok, non si può fermare questa piazza, i movimenti tradizionali si stanno sconvolgendo, sta cambiando, cioè, allora a questo punto cerchiamo di spostare la piazza, è una piazza solamente mirata alla festa della famiglia, una piazza fiscale, quasi che la battaglia dei credenti in politica si limiti semplicemente a avere soldi dallo Stato. Ma guardate, ci sono sacerdoti che accettano la festa di Halloween nelle proprie parrocchie solamente perché il comune li struttura i tetti. Il tema economico non è quello. Il tema economico è fondamentale quando c'è una forma di disobbedienza civile, come spiegava prima Silvana. Ma il tema economico, se io do 80 euro alle famiglie e basta, in assenza di una pedagogia cristiana, con quei soldi la gente ci va a comprarsi gli smartphone, ci va a comprarsi, la filantropia la fa anche la massoneria, Cos'è, qual è la differenza? Che insieme agli aiuti alle famiglie ci deve essere una pedagogia cristiana per la società. Questo è stato il Family Day. Terzo punto, ci siamo resi conto che le leggi sbagliate fanno costume? Noi siamo in una repubblica parlamentare, le leggi sbagliate incidono nella vita dei nostri figli. Cosa posso dire a mio figlio? Non farti le canne se c'è la liberalizzazione delle droghe leggere. Non è più come prima, che c'è un perimetro cristiano sano della società e poi ci sono le agenzie di senso che semmai sbagliano. Oggi è esattamente il contrario. La famiglia, laddove la famiglia ancora svolge questo ruolo, perché poi dovremmo aprire un fronte anche sulla diseducazione della famiglia, dovremmo aprire un fronte anche sulla mancanza di padri che c'è nella società di oggi. La morte del padre, che inizia dal 68 in poi, ha prodotto i danni che conosciamo oggi, no? Quindi il discorso sulla morte del padre è un discorso che ci richiama in prima persona. Ripeto,
le cattive leggi fanno costume. Noi ci troveremo una società se mettiamo insieme tutte le leggi fatte da Prodi, fatte da Gentiloni e quelle che sono ancora da approvare, dalla liberalizzazione delle droghe leggere, all'eutanasia, al divorzio breve, al gender nelle scuole, alle unioni civili, alle adozioni gay, ai matrimoni egualitari, se mettiamo insieme tutto questo, noi avremo costruito a passo di carica la società radicale di massa. Questa sarà costruita da qui a 5 anni. Le leggi fanno costume. I credenti hanno una grande chance oggi, nella società di oggi, perché possono dimostrare che, per esempio, non c'è contraddizione tra l'idea di identità e l'idea di umanità. Oggi c'è il partito dell'identità e il partito dell'umanità. C'è il partito del cosmopolitismo che vuole tutti gli immigrati dentro casa e c'è il partito dell'identità che dice tutti fuori. Il credente oggi ha una grande chance, quella di sintetizzare queste due posizioni, che l'idea di identità culturale, storica, religiosa non è incompatibile con l'idea di umanità. Anzi, le due cose devono marciare di pari passo. Oggi il credente in politica ha una grande sintesi da fare: l'accoglienza sostenibile e l'integrazione di qualità. Sono due cose che marciano di pari passo. L'accoglienza si può fare purché misurata al diritto a non emigrare, ma purché misurata le capacità di, diciamo, accoglimento di uno Stato in termini di strutture logistiche, di ospedali, di case e di lavoro. Ma c'è anche l'integrazione di qualità. La cittadinanza è un'altra cosa. La cittadinanza è un percorso. La cittadinanza è un atto di volontà. È l'adesione ai valori fondanti di una società. Questo noi chiediamo a chi entra in Italia. L'adesione a un percorso che riguarda i valori fondanti di una società. Questo è il tema. Cardinale Biffi questo l'aveva capito già 15 anni fa, 20 anni fa, quando diceva: siamo pazzi perché pensiamo solo all'integrazione sociale o all'integrazione giuridica, basta trovare un posto di lavoro, rispettare le regole, tutto a posto. No, c'è l'integrazione culturale. E questo lavoro non è stato mai fatto, e questo è il fallimento della cultura della sinistra su questi temi, non è stato mai fatto, sapete perché? Perché questo avrebbe comportato l'individuazione di elementi di, diciamo così, di omogeneità culturale, ma anche di incompatibilità culturale. Questo è il contrario alla visione cosmopolita, globalista che hanno purtroppo il laicismo, perché c'è un pensiero unico laicista. Altra cosa, la prima domanda quindi era la necessità dei credenti in politica. La seconda domanda è: siamo consapevoli che siamo ai punti finali, che siamo all'Armageddon di queste cose? O pensiamo che i valori antropologici, bene, male, vita, morte, giusto, vero, vero, giusto, sbagliato, eccetera, siano marginali, divisivi, secondari della vita di oggi? Se noi pensiamo che tutta questa cosa qui sia marginale e divisiva, non abbiamo capito lo scontro in atto. Oggi, invece, sono veramente i tempi finali, dobbiamo avere la consapevolezza che questa è una battaglia epocale di questo tempo, di questo tempo. Oggi dobbiamo fare una scelta, o di qua o di là. Dobbiamo essere in grado di capire che c'è un disegno pericoloso che mira a realizzare la polide, il precario e il gender. Sono tre facce della stessa medaglia. Si vuole costruire dietro la liturgia, la narrazione dell'uomo cittadino del mondo, consumatore globale, cittadino globale, cioè si vuole costruire la polide, l'uomo senza identità culturale, storica, religiosa. Si vuole costruire il precario, l'uomo senza identità sociale. Si vuole costruire il liquido, l'uomo senza identità sessuale. Questo è il tema. Questa roba qui l'aveva capita Pasolini nel 74. Negli scritti corsari, nelle lettere luterane, Pasolini già aveva detto: attenzione, si sta costruendo una società finto tollerante, in realtà il vero fascismo, cioè il sistema consumistico. Sapete che diceva Pasolini quando vinse il divorzio del 74? Non hanno vinto i diritti civili, hanno vinto i diritti del consumatore. Il consumatore, il perfetto consumatore non può essere che un perfetto divorzista. Il perfetto consumatore non può che essere il perfetto abortista. E oggi aggiungiamo: il perfetto consumatore non può che essere uno che sostiene l'utero in affitto. Primo punto. Secondo punto. Oggi, quando diamo per normale
consideriamo normale che la madre non è più colei che partorisce, il papà non è più colui che genera, i figli si possono comprare e vendere e che il sesso si può decidere con la mente, che vi do una notizia, la mente mente, perché questo è il tema, infatti è una... Cioè, quando tutto questo è normale, non abbiamo cambiato solamente la società, ma abbiamo cambiato e stiamo cambiando il paradigma dell'umanità. Cosa avviene col gender? Che è l'ultima declinazione del nazismo. Cioè, cosa avviene col gender? La rottura definitiva tra il creatore, la creatura e il creato. La creatura diventa Dio. Il creatore si allontana dalla storia degli uomini e il creato diventa una grande fabbrica chimica in cui tutti i desideri devono diventare i diritti. Questo è il tema del gender. Questo è il tema che ci viene ormai davanti nella vita di tutti i giorni. E sapete qual è il problema? È che molta gente non se ne accorge. A scuola, nel mondo dell'informazione, no? Perché i panel, le redazioni dei giornali, delle televisioni sono tutti radical e liberal. Sono le due facce della stessa medaglia. Non se ne accorgono più. Qui non è tanto lo scontro tra i cattolici e la lobby LGBT. C'è tutta una melassa tra i due mondi, tra le due, diciamo, aree, che è quella che a me spaventa di più. Questa melassa dell'indifferenza, dell'inconsapevolezza. È quel cristianesimo senza Cristo che sta diventando ormai vincente, una specie di umanitarismo sdolcinato, smielato. Anche qui, Cardinale Biffi aveva indovinato nelle sue lezioni sull'anticristo. Sull'anticristo. A proposito del libro di Solovyev sull'anticristo. Diceva, guardate che l'anticristo non è un signore cattivo, è un signore per bene, umanitario, ecologista, pacifista. Questa nuova religione dei diritti civili, dove tutti sono fratelli, dove gli animali si elevano al rango di dei. Io li amo gli animali. Ma mi stanno facendo odiare. Io vivo in un quartiere che sono solo cani, gente che gira con i lazzi che si allungano a 50 metri. Io rischio sempre di investirli perché calcolo mezzo metro, vado con la moto, quello si allunga e poi mi guarda infastidito. Cioè, e poi chiedo a tutti questi animalisti, siete abortisti? Sì, perché no, è il diritto, certo, delle donne. Certo. Guardate, più si disumanizza l'umanità, più si umanizzano gli animali. E più si rendono dei, si idolatrano gli animali. Questo è il tema. Allora, chiusa parentesi, abbiamo detto che c'è bisogno dei credenti in politica. C'è bisogno, e abbiamo capito che questa è in qualche modo una battaglia epocale, non marginale o secondaria. Allora, a questo punto, andando alle conclusioni, in che modo i credenti possono fare politica? PDF. Allora, sto ponendo il tema. Vabbè, ma tu lanci le domande, sai che voglio dire. Scusate, ma... Cioè, fai la domanda e arriva la risposta. Ho capito, io... Cioè, magari c'è qualcuno che non deve essere convinto, non lo so. Allora, Papa Francesco dice che la politica è la più alta forma di carità. Ratzinger diceva che i cattolici devono rioccupare gli spazi pubblici. Papa Giovanni Paolo II diceva che il patriottismo è come il quarto comandamento, onora il padre e la madre. Quindi patria è riferimento alla propria tradizione, alla propria identità storica, culturale. Tra l'altro vi do una notizia anche qui, ponti e muri non sono in contraddizione. Non tutti i muri sono sbagliati e non tutti i ponti sono giusti. Nel Medioevo c'erano le mura che preservavano l'identità di una città, di un borgo, ma proprio perché c'erano i muri c'erano anche ponti levatoi. Cioè sostanzialmente una certa narrazione anche di Papa Francesco viene strumentalizzata, perché i ponti, se le persone non sono più, ma che dialogano? Su che cosa dialogano? Sul nulla? Sul fritto misto? Se due ponti parlano e sono già fritto misto, sono già il nulla, non hanno un'identità, su che dialogano? Bene che va è fritto misto, male che va soccombe una persona all'identità più forte altrui. Questo è il tema. E non tutti i muri sono sbagliati, perché storicamente ci sono stati anche dei bisogni, dei momenti in cui le identità sono state difese.
Quando si parla dell'ISIS, ma ci si chiede, ma che identità abbiamo noi in Europa? C'è un articolo di Galli della Loggia che disse: siamo ancora cattolici, siamo ancora cristiani, siamo ancora liberali? Che siamo noi, come italiani e come europei? A questa domanda cosa rispondiamo? La nostra superiorità si basa solo sul diritto all'aperitivo? Quando dicono lo stile di vita che non deve cambiare, ma che è il diritto all'aperitivo? Che cos'è? Una sorta, l'esigenza di una movida globale, è questo che ci differenzia rispetto agli altri? E allora, dicevo, il tema è lo spazio pubblico dei cattolici, nessuno dei credenti e nessuno appunto entra nei meriti delle scelte personali e del dialogo che uno a livello personale e individuale ha rispetto alla propria fede. Però il tema va posto. Fino adesso abbiamo vissuto uno schema, i cattolici, i credenti nei partiti. Beh, io credo che sia il caso di dire che questo schema ormai è fallito. Cioè uno schema che non si regge più. Perché i cattolici nei partiti, i credenti nei partiti, non hanno fermato il processo di secolarizzazione dell'Italia. Le leggi le fanno i segretari, sono tutti i partiti, diciamo così, che la pensano sostanzialmente nello stesso modo. Non vi fate illudere da qualche riverniciatina antropologica di qualche partito. Perché se andiamo a guardare la complessità e la sintesi di un programma di quel partito, di quei partiti, alla fine i temi laicisti predominano su quelli religiosi o su quelli semplicemente di buonsenso o antropologici. Sono il classico specchietto per le allodole. Se noi guardiamo le nuove categorie della politica, oggi, dicevo prima, destra, sinistra non valgono più, oggi c'è alto, basso, popoli contro caste e valori antropologici. Perché se noi acquisiamo queste categorie come schema di lettura della realtà politica, ci rendiamo conto che PD, Forza Italia e 5 Stelle sono uguali. Sono tutti liberali in politica, liberisti in economia e laicisti sui temi etici. E quei cattolici in politica che stanno in questi partiti non contano niente, perché vincerà sempre la poltrona, il segretario, le logiche di partito, la carriera, sindrome Alfano. Questa è la realtà, io la vivo tutti i giorni alla Camera, ci sto da 30 anni, vedo quello che dicono, sento quello che dicono, quindi non ci facciamo illusioni da questo punto di vista. I cattolici servono sempre prima del voto. Adesso Berlusconi parla, nostro è uno schieramento moderato, cattolico, liberale, ancora, cattolico, liberale, il teorema della moviola. La Meloni che scopre il fronte antropologico, il primato della famiglia, poi andare a guardare gli altri punti, cosa dice quel programma. La Lega che da una parte dice strizza l'occhio ai valori antropologici, dall'altra però vuole la liberalizzazione della prostituzione, e le case chiuse, le case di tolleranza, eccetera. Poi svendono appunto alcuni temi del testamento biologico, perché questo è il tema di scambio. Cioè, sostanzialmente i credenti negli altri partiti diventano come quelle tazzine del caffè che tutti hanno in vetrina prima delle elezioni ma poi nessuno usa. Allora credo che sia arrivato il momento, in questa fase storica particolarmente complessa, di ripensare lo schema. Oggi è il tempo di uno schieramento unico, omogeneo, antropologico, quindi non solo composto da credenti, ma anche da non credenti, che però hanno a cuore i valori non negoziabili della famiglia, della vita, del buonsenso, perché nessuna società può, diciamo, affermare la cultura di morte. Oggi c'è l'esigenza di ricostruire un'aggregazione nuova antropologica in un soggetto unico, in un soggetto unitario. Però ci sono due condizioni. I cattolici, i credenti, devono uscire dalla sindrome guelfa e dalla sindrome ghibellina. E con questo chiudo. Che cos'è la sindrome guelfa? La sindrome guelfa è stare troppo attaccati alle gonne dei sacerdoti. In questo momento io vengo da un cammino di conversione, un percorso durissimo di fede, 10 anni che mi hanno salvato la vita. Io sono un neofita, come tutti i neofiti neoconvertiti, a 50 anni, quindi sono 10 anni, ho 59 anni, e quindi un percorso duro. Adesso ho l'entusiasmo dei neofiti, no? Quindi magari strafaccio, però metto al servizio i miei talenti per quello che sento adesso essere la mia dimensione vera. Quindi capisco tutti i percorsi che vengono fatti in questa chiave. Persone che, io ho scritto un libro sulla mia conversione, Delle cime e degli abissi, riflessioni sul tempo perduto, il tempo ritrovato, il tempo giusto. Se vi dico questo non è una tesi politica, è qualcosa in cui credo profondamente dal punto di vista personale e spirituale, prima ancora che politico.
tanto per capirci, non sto vendendo un prodotto marketing, per intendere, anche se faccio il comunicatore. Quindi stare attaccati alle gonnelle dei preti non significa non rispettarli e non amarli. A me sono stati strumenti della mia salvezza, dei preti di battaglia, di frontiera, di trincea. Però in questo momento di confusione forse sono proprio loro che hanno bisogno di punti di riferimento. Sono proprio i sacerdoti, al contrario, che hanno bisogno di credenti adulti, credenti che non sentano sempre il bisogno di essere reggimentati dai gruppi istituzionali, ma facciano in prima persona il loro, diciamo, il loro ruolo, si impegnino in prima persona. Secondo, la sindrome ghibellina. C'è un'idea malata e sbagliata di laicità dello Stato, col quale azzittiscono sempre i credenti. Dicono sempre, ah ma tu vuoi tornare allo Stato confessionale, allo Stato etico. Allora il credente sta zitto, si accontenta di stare nel suo guscio. No, dobbiamo fare tutti insieme un passo in avanti, dobbiamo imporre un nuovo dibattito su questo. Un nuovo dibattito su questo. Oggi bisogna fare un passo in avanti, bisogna ripensare la laicità. Non in termini di credenti contro atei, in termini antropologici, perché nessuna società può legittimare il principio di morte. Perché se la società legittima il principio di morte, si condanna alla fine. Quindi il tema dell'aborto è il tema della morte. Il tema dell'utero in affitto è il tema della morte. Il tema non è del giudizio morale, il tema dei matrimoni egualitari è il tema della cultura dell'infertilità e della sterilità, quindi della morte, non del giudizio morale sulle persone. Ci siamo capiti su questo? Ok. Allora concludo con quello slogan che ormai è diventato un mantra, proprio perché oggi sono tutti all'opposto, i credenti oggi sono i rivoluzionari della normalità. Sono i terroristi del bene comune e i sovversivi del buon senso. Io dico sempre, dalle lezioni di comunicazione escono fuori questi concetti e questi slogan. Oggi il vero rivoluzionario non è quello che beve, quello che si droga, quello che ha 10 donne, quello che fa gli eccessi. Oggi il vero rivoluzionario è il normale, quello che ama una donna sola, quello che è fedele alle cose che ha, perché la felicità è essere fedeli alle cose che si hanno. Il rivoluzionario vero è il normale, che è contento del suo lavoro, che ama la sua patria, ama la sua famiglia ed è contento della sua vita perché sta dentro la sua missione, obbedisce alla sua realtà e si è incarnato in una storia. Grazie. Perché vorrei concludere e poi dopo potete andare a prendere i libri. Oggi che cosa abbiamo voluto fare qua? Tra l'altro avevo invitato prima Fabio a venire a fare il corso a noi del Popolo della Famiglia, poi si era incastrata la data con gli ospiti già individuati in precedenza, quindi ho inglobato per completare e migliorare questa giornata. Oggi abbiamo voluto stimolare alla riflessione. Quindi, proprio il titolo, La buona battaglia da combattere, ecco come, serve per riappropriarsi della dimensione reale e antropologica dell'uomo. Penso che con questi relatori di eccellenza abbiamo veramente analizzato vari ambiti e possiamo veramente riflettere. Voglio concludere a proposito di slogan. Io ho già coniato il mio slogan di campagna elettorale. In Piemonte votateci Conte. Hai creato un mostro, Fabio. Almeno è facile da ricordare. Allora, da In Piemonte votateci Conte, io dico che cosa dice Mario Di Norfi, proprio in previsione delle prossime politiche imminenti, tra l'altro. Bastano 1 milione di voti per entrare in Parlamento. Basta che ognuno di noi dice a 3 amici votate In Piemonte, Ciconte e votate il popolo, popolo della famiglia, mi raccomando. E entrare in Parlamento cosa significa?
che con 1 milione di voti entreranno 20 eletti tra Camera e Senato, e questi numeri diventeranno proprio decisivi per qualsiasi maggioranza di governo. Veramente noi saremo poi l'ago della bilancia, faremo veramente leggi a misura d'uomo contro questa nuova mentalità asservita al pensiero unico dominante. E questo obiettivo è veramente alla nostra portata a questo punto. E veramente si sta presentando una straordinaria e irripetibile opportunità di ritornare protagonisti dopo 2 decenni di una politica che proprio ha dimenticato il soggetto principale, che è la famiglia. Poi, come dice Gianfranco Amato, a noi la battaglia, a noi la vittoria, ovviamente. Per far questo io vi ricordo che stiamo aprendo circoli, siamo già radicati in tutto il territorio nazionale, stiamo comunque aprendo circoli ancora. Io in questa fase ho già chiuso, tra l'altro adesso presenterò il circolo di Moncalieri, sto chiudendo il circolo di Alba, Chieri, adesso Venaria, comunque qualsiasi paese qua dove abitate, se volete chiudere i circoli di quelli già aperti o inserirvi in circoli già aperti, potete mettervi in contatto con me e io dirò tutto. Se non avete dato i vostri riferimenti per essere contattati, potete lasciarli qua. Potete cercare il mio sito Ciconte Angela, dove avrete i miei riferimenti per contattarmi, oppure anche tramite Facebook. Chi vuole si può anche tesserare al nazionale, questa sera potete farlo qua. E anche chi vuole magari proporsi come candidato per le prossime nazionali, me lo dite, perché veramente tutti possiamo diventare artefici del futuro di questa nazione, ma soprattutto della difesa per i valori dei nostri figli, perché noi abbiamo il dovere morale di dare un futuro ai nostri figli, questo futuro che veramente questa società attuale sta distruggendo. Parlate agli amici di questa realtà, informate. E veramente si sta partendo dal basso, uomini e donne di buona volontà, semplici persone comuni che ci stiamo, ci stiamo formando, allenando, ma più che altro, visto che i nostri politici, quelli che lo fanno di mestiere, quelli che hanno studiato, no? Hanno distrutto un'Italia. Vedi la Fedeli. Studiato come la Fedeli. Di certo noi faremo meglio, perché noi come obiettivo abbiamo quello di fare il bene delle persone. Che cosa ci vuole come per essere un buon candidato? Basta semplicemente condividere questi valori, voler difendere la famiglia inteso uomo donna, ma non per discriminare chi ha tendenze diverse, perché noi non giudichiamo la persona, ma stiamo analizzando proprio il problema. Lo Stato non può legiferare in termini di sentimenti, perché altrimenti diventiamo come 5 Stelle, proponiamo i matrimoni multipli, i matrimoni di interspecie. L'oggettività della famiglia inteso uomo donna è proprio il poter procreare. Quindi siete tutti invitati a riflettere su questi argomenti. Voglio presentare il Circolo di Moncalieri, sono 7 le persone che ne fanno parte, non tutte sono qua questa sera, perché ad esempio mio marito, che uno di loro è a Medjugorje insieme a un altro amico, Alberto Pecorella, quindi sta fregando da là. Alessandro Sportiello è il presidente del Circolo di Moncalieri, Geraci Francesco, Gesualdo Santoro, Marraffa Gianvito e Mauro Bongiovanni. Questo è il Circolo di Moncalieri, a cui un applauso. E Fabio Sportiello, se vuoi venirci a dire brevemente come mai tu, che già eri qua nel comune di Moncalieri, hai capito l'importanza del popolo della famiglia e l'impegno che vuoi, il tuo contributo che vuoi dare al movimento, quali sono i motivi? Sì. Poi dopo lui potete andare a prendere. Ringrazio Angela per la sua esaustiva introduzione, ringrazio tutti gli intervenuti che hanno dato un contributo notevole alla consapevolezza, di quello che è la realtà odierna. Io ho aderito al movimento qui, proprio dalla famiglia, perché non condivido questa discriminazione che hanno verso il PDF, perché io
ad esempio, non condivido quello che fanno l'ideologia gender. Questo è stato il momento in cui ho maturato questa scelta. Io ho un'esperienza di sinistra, sono stato amministratore qui dal 2010 al 2015 e perciò conosco abbastanza i problemi qui di Moncalieri. Sono qui e voglio rappresentare degnamente il popolo della famiglia dando una ventata di aria buona, sana, perché questo è bisogno del territorio. Ormai questa politica che c'è, non solo a Moncalieri, ma nel resto d'Italia è obsoleta. C'è schemi ormai sono falliti, non c'è più destra, non c'è più sinistra. Adesso noi con questo movimento vogliamo dare rivoluzionare, dando anche questo tocca sana alle persone e dare opportunità di scelta vera e di dignità. La dignità che ognuno di noi sente mancare ogni giorno. Lo vediamo, c'è gente che viene sfrattata, anziani che sono costretti a chiudersi nelle barricate, non c'è sicurezza, non c'è niente. Questo è lo stato che abbiamo. Perciò noi non siamo, come inizialmente si era detto, un movimento monotematico. Siamo un movimento che ha grinta, che ha voglia di fare. Questo siamo. Gente alla buona, gente per bene, cristiana, e che crede nel cambiamento di questa società. Questo è quello che dico. Io voglio dare il mio contributo come così segretario di questo neonato circolo di Moncalieri, dando tutto il massimo della mia capacità, della mia disponibilità e cercare di stare sempre al fianco dei più deboli, perché questo ha bisogno. I poveri sono una battaglia che io come consigliere comunale ho fatto, e infatti ho fatto delle mozioni per i poveri, eccetera, ma sono stato anche deriso, non importa, però io posso stare a testa alta, perché quello che ho fatto con amore, è quello che manca nella politica. Amore, questa è la parola magica, il cardine essenziale per andare avanti, l'amore che gira intorno al mondo. Via, c'è un cellulare qua che non pensavo lo vendessi. Okay. E se qualcuno vuole fare qualche domanda possiamo sì, rispondere, nel caso qualcuno... Io volevo dire una cosa che mi era sfuggita prima, perché le obiezioni che faranno molti è che dice un partito che mette al primo posto la famiglia è un partito monotematico. È un partito che non ha idee dal punto di vista economico, sociale, eccetera. La risposta che va data è al contrario, cioè la famiglia diventa la ricetta, la chiave per le ricette politiche, perché nella famiglia già si risperimentano quei valori che poi vanno portati alla società, cioè la famiglia è la prima forma di accoglienza, quindi l'accoglienza nella società, la famiglia è la prima forma di sicurezza e protezione, quindi programma per la società come sicurezza e protezione, la famiglia è vita, quindi programma sulla vita, eccetera. La famiglia è sussidiarietà e solidarietà, quindi per la società quei valori. Capite come il valore della famiglia non è un qualcosa di astratto, ma è declinabile in un programma politico? Prima è il primo ente di formazione per entrare nella società, sostanzialmente. Esatto, prego. Io devo chiedere solo una cosa. Può parlare proprio forte? Sì, allora il popolo della famiglia sostanzialmente si dà una struttura tipo partitico. Allora, che selezione della dirigenza di questo partito abbiamo? Perché sinceramente ammesso di avere di coagulare un numero sufficiente di voti, mandare una pattuglia in Parlamento di persone animate dai più grandi buoni principi, ma sostanzialmente incompetenti, ci facciamo una figuraccia. No, guardi, sfonda una porta aperta. Io sto girando l'Italia a fare formazione politica alla classe dirigente del PDF. È esattamente la sua esigenza, sì, quella che in qualche modo è stata fatta. E tenga presente che i 5 Stelle hanno iniziato così perché sono entrati in Parlamento, sono stati 2 anni senza parlare con i giornalisti, hanno fatto bene, hanno parlato da 4 anni,
e sono stati subito nei momenti di cambiamento storico. Se lei aspetta la formazione della classe dirigente, sono d'accordo con lei, io sono per la qualità della classe dirigente, non per i dilettanti allo sbaraglio. Però tenga presente, qui c'è un fallimento dei cosiddetti professionisti della politica, questo va detto, i cosiddetti esperti. Di destra o di sinistra non è un discorso, è un problema di classe dirigente. La preparazione di una nuova classe dirigente, non ci sono le frattocchie, non ci sono più le scuole di partito, il partito adesso è leggero, non è più pesante, avviene per gradi. Questo lavoro di formazione, di preparazione culturale, di comunicazione, il Popolo della Famiglia lo sta già facendo, non è che non lo fa. Poi i candidati saranno tutti istruiti e preparati, non è che è gente che va... Infatti domani facciamo il corso di formazione. Seconda volta aperta, sono perfettamente d'accordo con lei. Sono perfettamente d'accordo con lei. Però sa, nei momenti di cambiamento, questo è un sistema elettorale che nel bene o nel male consente un avvicendamento di classe dirigente. E bisogna dire basta a questi che si riciclano sempre, che cambiano casacca, che tornano, che sono sempre gli stessi. Ma ci rendiamo conto che in nome della competenza qui c'aveva ancora Berlusconi, c'aveva ancora Prodi, cioè questo è uno schema del 90, degli anni 90. Degli anni 90. E come si forma una nuova classe dirigente? Prima c'erano, come ho detto prima, le scuole di partito, ora non ci sono più. E i grillini hanno fornito uno schema, la piattaforma. Per me è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché questo Di Maio, che adesso rischia di diventare premier, aveva 58 preferenze nelle parlamentari del paesino suo. 58 preferenze, è entrato nella lista, è stato eletto, adesso si è preparato bene, rischia di diventare premier dello Stato italiano. Ecco, cioè noi quando abbiamo questo parametro sulla cultura politica, teniamo presente che la realtà è questa, cioè dobbiamo fermare questa deriva, i vecchi brontosauri che ritornano e questi nuovi che a me mettono paura perché sono Robespierre in persona. Quindi è chiaro che bisogna creare nuova classe dirigente, far affluire nuove energie e non sempre prepararle. Tanto qui si parla di una pattuglia di 20 deputati e 15 senatori, non di 200.000 persone. Ma chi li seleziona? Perché voglio dire, nel momento in cui c'è una prospettiva di un seggio parlamentare, parliamoci piano, qualcuno approfitterà anche del canale Popolo della Famiglia per arrivare a una poltrona, sì, perché voglio dire, non siamo più tutti sani. Certo, certo. Tenti di entrare in modo utilitaristico in questa porta. C'è una commissione che poi valuta le persone che si presentano o no, perché se arriva un certo Cirino Pomicino, cioè lo conosciamo, se arriva un filibustiere che entra per avere visibilità e si possessa del partito, questi sono, ci sono dei dirigenti che intervengono da questo punto di vista. E per la formazione noi già abbiamo iniziato la scuola di formazione. L'altra settimana a Roma c'è stata una prima, io abbiamo fatto lezione sui cattolici in politica, su come si fanno i decreti legge e le proposte di legge, cioè l'attività di comunicazione che sto facendo io, cioè stiamo già lavorando su questo, già ci sono pattuglie in tutta Italia, è un lavoro chiaramente appena iniziato. Altre domande? Io le dico quanto è percentuale? 3%. Era un barramento che doveva superare, quindi sono 750 firme da raccogliere in ogni firme anche, quindi vi daremo i punti, abbiamo già individuato una sede bellissima, incredibile, vi comunicheremo tutto. Comunque, a tempo detto si presenta in tutta Italia. Guardate che oggi c'è una battaglia terrificante quando si parla di fake news. Ci siamo resi conto che in realtà vogliono silenziare la libertà d'opinione? Sì. Chi è che stabilisce le fake news? La Boldrina. Cioè il Ministero della Verità, chi è che lo decide? Cioè dire se l'euro funziona o no è una fake news? Io lo so, perché questo è quello che sto pagando sulla mia pelle. Ecco. Cioè solo mettere in discussione, oggi le tre cupole si stanno chiudendo, se si chiudono è finita. Cioè noi ci avremo esattamente questo scenario, ve lo dico perché in Parlamento non si parla d'altro, ci avremo, nessuno avrà la maggioranza, il Partito Democratico farà il governo con Forza Italia, la chiameranno larghe intese, per andare contro Grillo,
Lega e Fratelli d'Italia, che adesso vi chiederanno il voto contro la sinistra, contro la Gia, che faranno? Forza Italia e PD faranno il governo insieme. Lega e Fratelli d'Italia faranno l'astensione e racconteranno ai propri elettori che ricattano il governo. Sarà un governo simil Monti che ci aspetta, cioè un governo o fatto da Draghi che gli scade l'incarico a maggio, o da Calendula, come lo chiamo io, che si sta praticamente preparando questo terreno. A meno che i 5 Stelle non vincano talmente da poter fare il primo governo loro e chiederanno il voto sui singoli punti, e lì non è escluso che la Lega sui singoli punti e il nuovo movimento Liberi Uguali, mi ricorda Robespierre, la rivoluzione francese, Liberté, no? Con gli ingrassati, Grasso, eccetera, praticamente faranno anche loro un tentativo. Ecco, questi sono i due. Noi vogliamo veramente questa cosa qua dell'Italia? E le leggi che stanno arrivando? Perché poi a un credente non deve tanto interessare la destra, la sinistra, deve interessare queste leggi che arrivano e come, e se ci, e ci deve essere qualcuno che le difende, qualcuno che si oppone, qualcuno che le combatte, perché se non le combattiamo è finita. A proposito di credenti, scusate un attimo, io che per tantissimi anni e ancora oggi sono inserita in gruppi di preghiera, tanto per dire, mio marito accompagna Pellegrini a Medjugorje, oggi è a casa della veggente Maria, tra l'altro anche Maria dice andate avanti. Quando siamo andati, no, prima dico un'altra cosa, mi ritrovo con tanti amici che pregano e mi dicono ah no, io non mischio fede e politica, senza capire che questa qua non è solo politica. Certo, si trasforma in politica nel momento in cui dobbiamo entrare in Parlamento a fermare queste leggi contro i principi della nostra fede. Quindi quei cattolici che non si impegnano in questo momento ad informarsi, perlomeno, non dico di partecipare attivamente, ma informarsi, e poi voteranno quei movimenti che andranno contro quello che la nostra fede ci insegna, saranno complici di quel male. Quindi chi dice non mischio fede e politica, certo, io per prima, metto al primo, da cattolica parlo, poi ovvio chi non è cattolico è un altro discorso, ma da cattolica certo che riconosco benissimo al primo posto la preghiera e poi tutto il resto. Però quel resto lì, politica compreso, deve essere orientato a quello che la nostra fede ci insegna. Ma come dicevamo prima, anche per chi non è credente, per chi non è cattolica, i principi del nostro movimento sono antropologici. Sono antropologici. Esatto. Quindi di matrice comune. Infatti, la famiglia è. Cioè, tutti quelli che dicono no, fede e politica non si mischiano, poi guarda caso, prima delle elezioni chiedono di votare per la sorella, o per la sorella, se mi richiedono. So io. No, non è la moglie, la sorella di Aldo Fabrizi. La sorella è la Meloni. Lo sapevate? No. La sorella, pensavo lo sapeste. A Roma lo sappiamo. Oppure per Marchini, oppure per quello di... Cioè, qua alla fine chiedono sempre il voto per altri. Quindi alla fine sta fede della politica, poi quando serve su altri tavoli viene giocata comunque. Ma soprattutto, quindi politica la fanno tutti. Ma il problema è la formula. La politica si fa nel momento in cui si va a votare, perché nel momento in cui vai a votare, se mettendo quella lì, almeno in quei 30 secondi stai facendo politica, ma almeno facciamo una politica consapevole e cosciente, andando in quella cabina elettorale, avendo chiaro lo scenario nazionale, le possibilità e l'alternativa che ora... grazie all'intuizione di Maria Dinolfi si è presentata. Poi guardate che il tema dei credenti in politica è storico. Il Partito Popolare di Don Sturzo fu abbandonato dalla Chiesa per fare il concordato con Mussolini. Cioè non inventiamo niente di nuovo, c'è una politica istituzionale che legittimamente la curia fa, e poi c'è i credenti che si organizzano in modo autonomo per delle battaglie di civiltà. Questo è sempre, chi è che ha ripercorso, se qualcuno di voi ha fatto una cultura, diciamo, di storia politica, sa perfettamente che dal non expedit, l'opera nazionale dei congressi, e il programma di Torino del 1899, il patto Gentiloni, poi il Partito Popolare, cioè la galassia cattolica, dei credenti che volevano far politica, partecipare alla vita pubblica, c'è sempre stata questa differenza da chi era un po' più di centrodestra, chi era più riformista,
Don Albertario era riformista, Miglioli e Romolo Murri stavano a sinistra e quegli altri stavano a centro-destra. C'è sempre stata questa cosa. Io credo che sia arrivato il momento di riunire quella diaspora che viene definita comunemente i cattolici della morale e i cattolici del sociale. C'è una specie di scissione, finisco, tra i cattolici del sociale, che si occupano solo del sociale, e i cattolici della morale, quelli che stanno fermi alla morale e non si occupano. Ecco, questa cosa qua noi la dobbiamo un po', diciamo, riunire, perché in nome della non c'è il partito della misericordia e il partito della verità. Cioè, oggi si tende a dire i misericordiosi e il PDF è il partito della verità, che spara in testa la verità agli altri. Non è così. Edith Stein diceva che non c'è verità senza amore e non c'è amore senza verità. Alla fine le due cose si uniscono. Diceva, signora? Allora, volevo dire che Paolo stesso diceva appunto quello, che la più alta forma del cambiamento è fare la politica. Ah, ma giusto che siamo a Moncalieri, e poi chiudo qua a proposito di questo. Appena siamo usciti da questa assemblea costituente con mio marito, siamo, per via del centro aiuto alla vita che abbiamo avuto per tanti anni a Moncalieri, siamo amici del Cardinal Coletto. Quindi, come prima battuta, siamo andati da lui e gli abbiamo chiesto: guardi, noi vogliamo, proprio perché preghiamo, ci sembra un po' una roba adesso impegnarci in questa cosa, proprio perché politica, abbiamo sempre fatto preghiera. E lui subito ci ha detto: è ora che i cattolici scendano in strada e facciano politica, vi benedico e andate. Quindi, per dire che anche quelle titubanze c'è il benestare di un cardinale. Quindi. Va bene, grazie di essere venuti.